Eccoci qua, Bioshock Infinite. Io volevo giocarla difficile, visto che è l'ultimo. Se poi vedo che diventa, perché magari mi distraggo per la live e cazzi e mazzi vari, lo riabbassiamo, non c'è sta un problema. Dopo che ci siamo fatti Doom Eternal con i DLC al massimo della difficoltà, per me è niente, dai. La mente del soggetto lotterà strenuamente per creare memorie dove non ne esiste alcuna. Barriere ai viaggi transdimensionali. Scusa, ma così? 1912. Ah, si chiama Elizabeth la signorina. Ma è fatta apposta. Vabbè, non è quel faro, è giusto per farti la cheat, per farti il wink wink. Minchia, comunque questo 2013 ma fa le scarpe alle remastered, eh. 1, 2, 2. Ma cosa mai? Ah, che figata, perché giustamente sta in cielo, quindi la roba viene da sopra le nuvole. Ma che bello! Però il fatto che vuol dire che prima di Rapture c'è stata sta roba. Cioè, quindi una cosa come Rapture non era una roba totalmente... una roba totalmente nuova. Cazzo, qualcun altro aveva fatto qualcosa del genere. Magari... Va bene. Pare che si aspettino che mi sieda sulla loro bella sedia. Ma col cazzo! Ma io vengo sparato... Attenzione, i dettagli! Se guardi in cielo ti bagni, se guardi sotto... Fighissimo! Mi placo, ce lo godiamo, dai! Siamo per essere sparati in cielo, io lo so. Cosa? Diavolo! Preparati, negrino. I lacci sono per la tua sicurezza. Che diavolo succede? Non è un buon segno. No, no, no! Dannazione! È la pistola a fanculo. Ascensione. Ascensione tra 5. No, 4, no, 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 no! 3, 2, 1. No! Ascensione. Povero Booker. Ascensione. Vabbè. 1500 metri. 3000 metri. Ci vediamo in faccia. Tra l'altro non ci ho fatto caso. Cazzo, parliamo, è vero. Alleluia. Cosa? Questo è il momento benvenuto a Rapture. Soltanto benvenuto magari a Columbia. Father Comstock, il nostro profeta. Ecco qua, un'altra volta. Ma poi è bello come tutta la roba si tiene sospesa in aria. Madò. È spettacolo, sì. Perché ci ha mandato il suo salvatore? Affinché non alzi neanche un dito per noi. E quindi noi non ci meritiamo la sua misericordia. Ci ha portato al nuovo Eden. Una nuova chance di redenzione. Ho capito, ma che cazzo di salto hanno fatto avanti? Ma proprio esteticamente e stilisticamente. Più che altro, la cosa che a me mi ha sorpreso anche è che effettivamente non ci ho pensato, ma noi parliamo. Noi parliamo e ci hanno fatto vedere, per quanto sciolto, ci hanno fatto vedere il volto. Centro di accoglienza. Minchia, la gente quando arriva, questo è il sogno templare cristiano papale. Dove mi trovo? In paradiso, o la cosa più simile fino al giorno del giudizio. Ma vattene a fanculo. Confessione, mi fotto tutti i soldi. Allora, secondo me ci stanno per assaltare dei cultisti a breve, ma tipo fortissimo. Se il profeta avesse abbattuto i nostri nemici a Wounded Knee e non si fosse scagliato contro la Sodoma sotto di noi, sarebbe bastato. Se il profeta si fosse scagliato contro la Sodoma sotto di noi, senza accettare i tre doni dorati dei fondatori, sarebbe bastato. Se il profeta avesse solo accettato i tre doni dorati dei fondatori e non avesse pregato per la nostra assoluzione, sarebbe bastato. Se il profeta avesse solo pregato per la nostra assoluzione e non ci avesse condotto a questo nuovo Eden, sarebbe bastato. Se il profeta ci avesse solo condotto al nuovo Eden e non avesse cacciato le vipere dell'Oriente, sarebbe bastato. Se il profeta... Che stracciamento di coglioni, mi sembra di stare in chiesa davvero. Se il sacrificio dell'amata, sarebbe bastato.
Se il profeta avesse solo subito il sacrificio dell'amata, ma non avesse espulso il Vox Populi, sarebbe bastato! È morto il doppiatore, erano finite le frasi di sto sermone della Madonna? Tutta lore, sì, ma palesemente. Si è messo al posto di Gesù Cristo. Si è letteralmente messo al posto di Gesù Cristo. La via del perdono è l'unica per entrare in città. Se mi stai per fare il battesimo con tutta st'acqua, ti stacco le, veramente, corde vocali a morsi. Qualcuno di nuovo? Qualcuno che viene da Sodoma? Nuovo arrivato a Columbia per essere purificato davanti al profeta, ai fondatori e al Signore? Ho bisogno solo di entrare in città. Entrare in città? Fratello, l'unico modo di entrare a Columbia è la rinascita nelle acque battesimali. Ti farei purificare, fratello? No. Ehi, cerco solo di passare. Ti battezzo nel nome del profeta, nel nome dei fondatori e nel nome del Signore. Che tu nel ventre di Columbia. Non saprei, fratelli e sorelle, questo non mi sembra molto purificato. Ma affogato. Che c'è? Chi va là? Portaci la ragazza e annulla il debito! Cosa vuoi? Avevamo un accordo, DeWitt. Apra questa porta, immediatamente! DeWitt! Un attimo! Oh, ma che cazzo è tutti quanti? C'è qualche dettaglio prima, fammi vedere. Eravamo un ex soldato, vabbè, durante sto periodo. Eri un alcolista della Madonna. Vedendo tutte ste bottiglie, giocavi a fare le scommesse e hai perso tutti i soldi. Ma aspettate, ma... eh? Ma che dei tedeschi? Magari i tedeschi! No, ma non è un momento what the fuck, è che non credo siamo... come cazzo lo dico? Siamo nel 1912, ma non il nostro, credo. Perché c'è stava nei robe che volava, nei città volanti de sfondo, o era lui che si era fatto veramente una mega striscia di bamba, o è la normalità, tra virgolettoni. Ma comunque, padre Jefferson, padre Washington e padre Franklin. Ecco perché mi sembravano familiari sti volti di merda. Però bello, sì, qua è proprio americano, americano ma americano. Ok, però se... cioè, il fatto è che... prima di Bioshock sì, però qua non è quando, il profeta è letteralmente dove. Ma te devo dire una testata. Cioè, ma appena detto ti riempi i polmoni di acqua perché così apprezzi l'aria. Però madonna, madonna, ma che cazzo di salto estetico hanno fatto. Secondo me è anche il contrasto che c'è sta tra il primo gioco. Cioè che tu stai sott'acqua, tutto cupo, tutto buio, mentre qua è proprio, ah, l'aria aperta. Eh? Vi siete messi a pregare i vari presidenti americani? Cioè, viste le statue, ok. Che tra l'altro anche di mood è molto differente, perché tu arrivi a Bioshock nella città, col cazzo che trovi le persone. Qua è la prima volta che vediamo così tante persone normali, che non stanno, sai, che te vanno a coltellare. Per la spada e la pergamena e la chiave. Amen. Per Washington, per Jefferson e per quell'altro stronzo che non mi ricordo, amen. Madonna, che sfigata. Hanno mischiato religione e scienza. Cioè hanno fatto una roba del genere. Ma che figo! Cioè questa è veramente America all'U plus ultra, perché non solo se la sentono calda, hanno fatto addirittura non solo lo stato di per sé, ma anche la religione americana. È qualcosa di incredibile. No, mi sa che è questo il momento benvenuti a Rapture. Questo, sapete una cosa che sto notando? Allora, non so se sono io che sono un figlio di puttana, perché può essere. Non ci stanno afroamericani? No? Vabbè che se siamo nel 1912... cazzo, abbiamo visto 77 miliardi di persone, raga. Non ce ne stava uno. Anche a Rapture ci stavano le persone di colore fra un po'.
populi qua, vox populi là. Ma cosa cavolo vuol dire vox populi, per l'amor del cielo? È latino, significa... Latino. Siete proprio americani. Giustamente Franklin, elettricità a stecca. Che cazzo. Scappellotto dietro, fortissimo. Il falso pastore vuole traviare il nostro agnello. Che tra l'altro, se continua così la cosa, minchia se ci vedo tanto il parallelo Elizabeth Eleanor. So tipo Madonna. Guida turistica. Ha qualcosa di strano. Perché ha qualcosa di strano? Oh! 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 C'è vero, non l'avevo vista. C'ha la AD sulla mano. C'ha la AD sulla mano. Eh? Perché? Chi cazzo siamo? Cioè, allora, però sta cosa, vedi, mi preoccupa. Io sono il falso pastore, sì. Ma io chi cazzo... Io sono Booker DeWitt. Tanto io sono proprio l'americano Doc, da quel che ho visto anche dai trailer. Sono armato con le fondine. Sono Connell per fare una cheat. Telegramma, signore. Telegramma per lei. T'attento con quel braccio. Guarda, siamo in America, qua ti fucilano. Non rivelare la tua presenza a Comstock. Stop. Qualunque cosa faccia, non prendere il numero 77. Stop. Lutes. Che numero non devo prendere? Il 77? Spoiler. Prenderemo il 77. 104. Ecco qua. Vabbè, giochiamoceli all'otto sti numeri. Suona, fischi e canta. 20 punti per vincere. Posso mirare qua in qualche modo? No. Madonna, che bello. Ho notato il colorito dei Vox, non volevo dirlo. I Vox, chi comanda in città. Ripulite le skyline e avrete un premio. Forza, non siate timidi. Non volevo dirlo. Lasciamolo così. Qua è successo qualcosa di brutto. In realtà questo è bello, se hanno cercato di fare una sorta di gigantesca critica slash farti pensare su determinate cose. Questi sono i Big Daddy di questo gioco. Però è debole ai flash, ti danno l'int. Con possessione sei tu a comandare. Ogni macchina si piegherà al tuo volere. Di uno di quelli. Basta un sussurro e diventano tutto... Queste sembrano Coca-Cola. Quando hai equipaggiato possessione, premi il tasto destro sul mouse per rendere amichevole una macchina. Cavolo era. The Wit, stessa cosa mia. Che cazzo ho appena visto? Abbiamo proprio le cariche. Testa o croce? Forza, fatemi passare. Testa o croce? Testa. Visto? Non mi dà mai la soddisfazione che immagino. Sarà per la prossima volta. Già, suppongo di sì. Scusa, c'è qualche significato che ho perso io? È semplicemente che la moneta è truccata. Ma ha glitchato la statua ed era un'altra roba prima? E infatti Lutes, Gabe, Columbia, Air Wings. Scusa, non compro. Sciocco, la lotteria non si paga mica. Dove hai vissuto finora, sulla luna? 77. 77? Un numero fortunato. Farò il tifo per te. Portami la boccia! Non è la ragazza bianca più bella di tutta Columbia? Allora, il vincitore è il numero 77! Chi l'avrebbe mai detto? È lui il vincitore! Numero 77, vieni a ritirare il premio! Primo lancio! Vi prego, non sono fatelo. Sono io! Vi prego, no! Vi prego, che state facendo? Forza! Hai intenzione di lanciare o bevi il caffè nero in questo periodo?
Annota, ma è proprio... Cioè, torno a fare il festival, Dio cazzo. Pure meno, Dio Cristo. Che emozioni, eh. Madonna, perché questo è un bianco che si è sposato una persona di colo. Ragazzi, veramente c'ho... c'ho la tachicardia. Bellissimo, è un plot. Scusate, andiamo. Volete me? Oh, a quanto pare abbiamo un timidone. Ma vattene a fanculo, figlio di puttana. Non potevo. Dove ti sei fatto quel occhio, figliolo? Non sai che fa di te il falso pastore, un voltagabbana, una serpe in seno? Il falso pastore. E non faremo entrare il falso pastore nel nostro gregge. Mostrategli cosa abbiamo preparato. Fermato! Fermatelo! Il falso pastore. Madonna! Ma ho capito, ma così! Ma era tutto bello fino ad adesso! C'ho un po' di... Madonna, sì! Che ci presterà a tutti i condannati di Rien che riesci a caricare. Raga, io ve lo dico, prima della fine del bagno c'è che sto canale viene chiuso. Twitch è in game, letteralmente. Guardali come vanno per le ferrovie. Ma che figo, che stai facendo tu? Ah, mi hai parato il culo. Tu? Vediamo come si suicida. Comunque, ragazzi, sono regolati, eh. Hanno fatto all-in, sì, hanno detto, guarda, o ci facciamo chiudere la baracca con sto gioco, o non si fa niente. Ecco, così ti impari a dire quelle cose, figlio di puttana. Quando sento l'odore del denaro, divento mezzo ebreo. Quindi gli ho detto, padre. Io una roba che apprezzo di questo team è che se ne sciacquano i coglioni. Già in Bioshock 1 e 2 se affrontavano determinati argomenti con determinate parole, con determinati discorsi, tu dici ecco perché Netflix non ci ha fatto la serie animata o quel che cazzo che era. Qua hanno preso quella loro roba, l'hanno portata all'ennesima potenza. Esatto, così deve essere. Stiamo parlando di determinate cose, periodi, cioè ci sta un determinato mood anche che mi vuoi trasmettere. È giusto utilizzare certe parole, certe accezioni e compagnia. Anzi, figata, perché ti trasmettono qualcosa come quando tu stai lì alla... Io adesso ci sto ripensando. La lotteria non è che per vincere i soldi, è chi tira la palla alla coppia che si è sposata. Cioè, c'ho di nuovo la pelle d'oca a pensare a quella cazzo di cosa. Wow! Per fortuna il dannato Skyhook è magnetizzato. Vediamo quanto veloce si può andare, dai. Oh. Ah, ma si può avere un'arma alla volta? No, due forse. Minchia, questi sono soldati però. Questi sono soldati. Lo scudo si ricarica da solo. Metti a riparo per ricaricarlo, sì. Voglio giocarlo un po' tipo arena. Questo tra l'altro è il mitra quello giapponese, eh. Questo è il mitra giapponese. Non mi viene come si chiama. L'audio pure è stato un sacco migliorato. Cioè riesco a capire dove stanno le persone più o meno. Questa è una cosa che apprezzo un sacco. Perché gli altri Bioshock mi rincoglionivano non poco. Considera l'idea di non sparare prima. È lui, quello che cercano. Scappa, ti stanno cercando. Polizia, ci serve il vostro aiuto. Sono qui. Abbassa la voce. Grazie che non mi avete fatto sgamare. Ecco perché non mi hanno fatto sgamare. Sono letteralmente tipo i tedeschi. Ospitano delle persone di colore. Bello come dettaglio. Lincoln. Che tra l'altro è vero. Washington è... Però perché Lincoln no? Non lo posso leggere. Però Dio Cristo, eh. Ok, puoi fartela anche furtiva? Madonna! Lo scudo, per favore, sono morto. Quando ti viene salvata la vita verrai parzialmente curato, ma lo stesso vale per i nemici e perderai un po' di soldi. Booker the Wit, credo sia scritto. Star contrario, boh. Ma dove sono? Ah, è una porta. Ah, è la porta quella di inizio gioco del flashback. Figo. Cos'è successo?
Questa però di lore non è una cosa. Nel primo c'erano le life chamber. Qua secondo me è qualcosa di sempre collegato al glitch e compagnia. Vabbè, voi non siete per forza di cose cattivi, no? Le duco di sì invece. Non c'è il gore. Oh, scusate. Infatti mi sembrava qualcuno, la pistola e tutto quanto. Ma sto gioco l'hanno venduto in America. E ci sono riusciti a farcelo vendere. Perché secondo me no, eh. È tutto il contrario. È incredibile. Lo sapete qual è la cosa? È che se Bioshock nostro proviene da questa, chiamiamola per adesso, linea temporale, ho capito perché Ryan ha fatto quello che ha fatto. Cioè anch'io, se ci fosse qualcuno del genere, dico, ma io me ne vado sotto al mare. Ma che cazzo me ne fotta a me? Madonna, proteggiamo la nostra razza. E tu sei Washington. Ma il fatto è che non capisco chi cazzo tu possa essere, onestamente. Ah beh, è vero, aspetta, io stronzo, perché mo io non è che so tanto il cappellone lungo. È quello che non ho colto, il cappellone lungo. Perché giustamente, se uno ci pensa, mi pare che è stato proprio Lincoln che ha tolto la schiavitù, quelle robe lì, no? Mica, però se è così tanto pregno di ambientazione, anche a livello storico, figata, eh. Come i nostri padri si separarono. Il profeta abbandonò quei cosiddetti patrioti e oggi celebriamo la secessione! Saggezza, fede, scoperta e difesa. C'hai i corvi che lo proteggono? Tanto questi... Madonna, cioè, me ne sono accorto dopo, sono vestiti da Ku Klux Klan! Dio Cristo, sono vestiti da Ku Klux Klan. Ma ca puttana miseria. Cristo bambino. Comunque si nego, io ogni volta che aprirò Bioshock Infinite faccio ok, mi metto la bandana alla Rambo. Allora, cerchiamo di non farci bannare oggi, Dio Cristo, mentre corro, perché è una roba, è impossibile. Sì, domani ragazzi non ci vediamo il Baldur's Gate, ve lo dico. Tanto, cioè, qui è come se state giocando a Wolfenstein. Cioè, dovunque ti giri è alla fine, non ci sta un punto salvo. Però mi hypa. Si vede tantissimo che l'hanno fatto proprio per mettere il cazzo sul tavolo. Cioè, l'hanno fatto proprio per dire, sì, non posso parlare delle cose. Toh, beccate sta N-word. È da considerarsi molto pericoloso e con intenzioni malvagie. E vi imploriamo di non sfidare la sorte affrontandolo senza l'aiuto della polizia di Columbia. E ora torniamo alla musica. Ci sta un pazzo schizzato che sta uccidendo le persone. Però adesso mettiamo Michael Jackson. Stavo dicendo, ma scusa, ma tra tutte le cose, razzismo, razza pura, noi, e poi si sono chiamati i colombiani. Ah, non colombiani, ma columbiani. Ok, non è Colombia, è Columbia. Da Colombo, un simbolo molto cristiano. Ok, avevo capito male io. Grazie. Se no io per tutto il gioco li chiamiamo colombiani, quindi ancora più razzismo. Ma perché sempre sta musica quando ci stanno ste cose? Tra l'altro, prigioniero cinese, il Corvinus dell'America Sud è famoso per mangiarsi le proprie prede come se fossero dei cazzo di popcorn. Se per sbaglio con i corvi del Sud America andate in piazza Duomo, nudi, ricoperti di molliche, venite tempestati e traforati per fare una gita. Questo cos'è? Un nuovo tipo di vigor? Che cosa infernale. Raga, però porca puttana, ma le trasformazioni della mano sono qualcosa di devastante. Questo anarchico o è un nano mulatto oppure un francese a cui manca l'occhio sinistro, non più alto di 1,45 m. Ma perché nei videogame ogni tanto mettono ste frasi? È come quell'altro, chi è lei? Io sono Babbo Natale, lei è un elfo. Che cazzo? Vabbè, ho capito. Zio, ma sei un mostro.
giustamente. E posso anche sparare. Accelera. Aspetta. Colpo. Che vuol dire colpo? Io ho paura a premere spazio. Non so che cazzo ho fatto. Ah, ok. Quindi con C faccio l'inversione per girarmi. Ma sta cosa, che cazzo di figata. Sta cosa è come posso dirlo con una frase? È sborra. È bellissima. Vado. Gnom. Le. Volevo farti la kill, figlio di puttana. Ma quindi tu effettivamente non ha danni da caduta. Ah, eccola. Ho ritrovato la rotula che si era... è atterrato, puff, è uscita fuori. Madonna, che bello. Poi con tutte le nuvole. Che figata. Arrivo, merde. Fermatevi. Fermatevi. Che è? Io ero hypato fino ad adesso, eh. Guardate che c'è effettivamente la fisica. Eh sì, perché vedete? Ma no, raga, questa comunque è una cazzata, eh. Però perché stiamo girati... No, sì, così. E quindi stanno rotolando. È tutto ok. Non ti farò del male. Ma questa non so se hai capito che non gliene sbatto un cazzo di quello che stai a fatto. Ok, posso far funzionare questo coso. Il Signore perdona tutto. Ma io sono solo un profeta. Non sono obbligato. Amen. Amen. Gesù! Devo andarmene da qui. L'ho missato, credo. Ah, che dovevo mirarlo, peccato. Porca vacca. Rallenta, piano, che ci schiantiamo qua. Tranquilla, non ti farò male, città, comunque. Tacci tua, brutta vacca. Però raga, io mi sto innamorando dei livelli. Ma che cazzo puoi dirgli a sta roba, Dio Cristo? È una prigione, tra l'altro. Io fino ad adesso mi immaginavo, ok, stiamo andando verso sta torre, sta cazzo di roba dove sta sta Elizabeth. È quella la torre. Non è. So che magari sembra un coglio. Io fino adesso non è che ci ho pensato. Ma giustamente. Cioè, lei è praticamente messa proprio come statuina della libertà gigante. Che possono vedere tutti quanti. Una roba del genere. Però dovete, ripeto sempre, ringraziarla, Elizabeth. Perché se non ci fosse mai stata Elizabeth, noi oggigiorno, sapete, tutti i bellissimi Rule 34K, grafica migliore dei film, non li avremmo. La gente, pur di farsi i seghini, ha sviluppato tecnologie. Giustamente non possiamo entrare, ma a noi ci frega un cazzo. Il campione pericoloso, seguire il protocollo. È la Madonna. Che cazzo è, nucleare? Ma ho capito. È proprio una linea. Dopo questo punto, 12 ore di quarantena. Morfologia, beh, dell'esemplare. È da 1, 5, 11, 17. Cioè, più andiamo avanti, dopo questo punto, sono 72 ore. Ah, sono i suoi oggetti? Cioè, se sollecitato dall'elettricità cambia estetica? O devo intenderlo... No, credo che varia nel tempo più che altro. Oh, la stessa sedia. Cosa diavolo le stanno facendo? Stanno sperimentando su di lei, chissà perché cazzo fare. Perché, beh, avrà qualche potere. Che infarto, vaffanculo. La stanno osservando. Ma ho capito, ma che ansia. Ma mentre si spoglia addirittura. Stava investigando su un co... Ma scusa, ma che cazzo, ma l'hanno fatta veramente, l'hanno usata come una scimmia? Vabbè, che dipinge. Parigi. Ah, che si interessa alla musica, forse. Vabbè, le cose che gli piace fare. Gli piace dipingere, danzare. È lei che canta, credo.
E sta cosa andava sempre a peggiorare man mano che è andata avanti con l'età. Dai 13 ai 14 era diminuito, ma poi è partita a stecca. Sta giungendo il falso pastore per far perdere il mio agnello. Però il fatto, vedi, che lui non lo sapeva. E infatti la cosa che mi stava anche a chiedere effettivamente Kyle è: lei se sta sempre stata chiusa qua dentro, come fa a sapere? Se lei è sempre stata qua, come l'ha visto tutto quella roba? A meno che non riesce a creare faglie nello spazio. Spero non nel tempo, anche perché se no è preoccupante. 168 ore di quarantena. Qua può entrare soltanto il profeta. Vabbè, perché lui qui si metteva a vedere. Attiva localizzatore del soggetto. Madonna, ma anche nel bagno, nella dressing room. Ma Dio Cristo, ma no così. Lo spogliatoio. Dobbiamo andare là. Ma perché? Ma dai, povero. Vabbè. È lei. Ma no, che bella però. C'ha un mignolino con un... Oddio, come si chiamano? I ditali. Vabbè, è innamorata sì della Francia, la Torre Eiffel, c'ha sta cosa. Che bella però. Mi ricorda Belle della Bella e la Bestia. E beh, l'ho notato subito perché si è fatta male. Gli punzecchia il ditino. Cioè, lei c'ha tipo sta sorta di stanza circolare con tutte le cose. Lei che dipinge. Ehi, cos'è? Qualsiasi cosa fosse, non ha niente a che vedere col lavoro che devo fare. La canzone che ci stava lì. Everybody wants to. Madonna. Lei riesce a creare. Però il fatto che il cambio di colore è che riesce a crearle anche nel tempo. Lei riesce a creare delle spaccature nello spazio-tempo. Ecco come la conosce, sì. Peccato, voglio capire quel mignolino, perché devo capire se ce l'ha ancora o se è mozzato probabilmente. Mettiamo il primo punto. Tutte le cose che di cui sto per chiacchierare, ovviamente, si basano sulla base del fatto che ci ha dato il gioco, che noi ci sviluppiamo all'interno di una storia che va all'interno di molteplici linee temporali, parallele, portali, variant, insomma su tutto quell'inciucio là. Quindi ci stanno anche molte cose che si vanno a creare, appunto perché, cioè, se ci stanno in mezzo i viaggi nel tempo, se crea sto puttanaio. Sentiamo questo. Una piccola parte di lei rimane nel posto da cui è venuta. A quanto pare all'universo non piace mescolare troppo le carte. Io è una cosa di Bioshock che adoro. Bioshock nei plot twist non è mai stato il bombe atomiche, no, è sempre stato molto fine. Cioè il would you kindly detto per tutto il game, così stealth stealth. Una piccola parte di sé è rimasta indietro. Il fottuto mignolino, cioè quel cazzo di mignolino, ha creato sto puttanaio probabilmente. Ci arriviamo, perché allora partiamo dalla cosa più semplice del cazzo. Non so come spiegarla sta roba perché è un puttanaio. Però mettiamo il primo punticino. Booker e Comstock sono la stessa persona. Comstock è semplicemente Booker più avanti nel tempo. Gli è successo qualcosa, ha fatto il puttanaio. Sta cosa si può notare perché, innanzitutto, come cazzo fai a sapere chi è il falso pastore se tu stesso non sei il falso pastore, tra virgolettoni? E soprattutto, quando Booker ha visto Comstock, gli ha sanguinato il naso e ha glitchato. Perché dico sta cosa del glitch? Perché io pensavo fosse una cazzatina dei mood del gioco, ma in realtà tutto sto casino di sti glitch che ha generato Elizabeth o che abbiamo visto all'interno di tutta la prima parte del gioco, non so a cazzo, sono una cosa molto importante, perché sono delle robe che succedono, come ha detto anche adesso Rosalind Lutez, la mente più geniale di Columbia, che è una dei due gemelli. Quando ci stanno delle cose che non sconfifferano, l'universo glitcha. Quindi giustamente l'universo ha detto: puttana miseria, ci stanno due Booker, qual è quello vero? Probabilmente quello vero è Comstock, perché è palese che noi Booker non facciamo parte di sta linea temporale, cioè non è la nostra. Ci hanno portato qua i gemelli perché i due tizi sulla barca che remano
sono i gemelli, perché si mettono a fare tutti i discorsi, dovremmo dirgli di scendere, cambierebbe qualcosa? No, non cambia qualcosa, perché quella roba l'hanno fatta altri X volte. Però probabilmente i gemelli ci hanno portato qua per fa, per sistemare l'inciucio, per sistemare probabilmente sto glitch temporale che si è creato grazie a sto ditino, perché ormai l'abbiamo capito. E questa è la parte più cazzata, perché dici Booker e Comstock, ok, e c'ha la D sulla mano che è Anna DeWitt. Anna DeWitt è la moglie? Secondo me no, è più probabilmente la figlia. Chi è la figlia? Elizabeth. C'è sta sempre sta cosa all'interno dei Bioshock, no? Il daddy con la figlia, in generale una figura sorta paterna che protegge qualcuno. Qua non credo sia tanto sorta paterna, cioè penso che Elizabeth proprio è a tutti gli effetti. Allora, in realtà la cosa che mi è venuta da pensare è: perché si è creato sto glitch? Perché ci sta una parte di Elizabeth nel passato, il mignolino, e Elizabeth nel futuro, che è dove stiamo adesso. Però sta cosa da che cazzo è stata causata? Sta cosa non è stata causata, cioè Elizabeth non sa fare i portali de natura. L'ha sviluppati, come abbiamo visto dalle varie radiografie, dopo che è nata, dopo che probabilmente Comstock se l'è fottuta. Perché noi abbiamo letto, abbiamo visto che effettivamente a un certo punto DeWitt, Booker, chi cazzo sia, beh, noi, per i debiti, per gli inciuci, per i casini, si è venduta la figlia. L'ha venduta probabilmente a Comstock, che dal futuro si era andata a richiappare qualcuna, chissà perché cazzo sa dove andare a chiappare nel passato, ma non lo so ragazzi. Sto inciucio ha creato il glitch, e probabilmente, anzi, le prime macchine del tempo, mettiamole tra molte file di virgolettoni, l'hanno create proprio, l'ha creata proprio Lutess, che ci sta da una mano a sistemare la roba. È un puttanaio da spiegare, io non lo so. Il fatto è che spiegare sta roba è un casino, perché secondo me bisognerebbe partire dai Lutess. Infatti io c'ho un paragrafo qua grosso come la Madonna sui Lutess, perché ho scritto: sono gli stessi, dato che la statua cambia. Perché il fatto è che non è che sono gemelli, è che sono la stessa variante della persona nella stessa linea temporale. Quando noi arriviamo, la statua non è che cambia a cazzo, no, cambia da Lutess maschio a Lutess femmina. Basta, è quella la cosa, sono la stessa persona. E fammi vedere che altro avevo scritto. Dall'altro che appunto ci danno una mano, ci hanno provato in tutti i modi a far tipo sorta andare fuori dal percorso, perché ci hanno dato la letterina con oh, non prende il 77 perché succedono i puttanai. Spoiler, prendi il 77. Quando siamo arrivati ci hanno fatto tirare la monetina, hanno fatto cazzo, non mi dà mai una soddisfazione. Perché? Perché appunto credo che ci siano degli eventi canonici che devono succedere. Booker che prende la palla col 77, Booker che tira la monetina e fa testa, e tutte ste cose. In realtà ci stanno anche delle chicche molto belle, perché quando noi prendiamo il trinchetto dello scudo, Rosalind dice: questa volta non è esploso, quindi vuol dire che un Booker, quando si è preso l'armatura, è esploso brutalmente. E una roba bellissima è che noi non siamo il primo Booker che viene qui, e quando moriamo noi riapriamo la porta, perché credo che sia che viene un altro Booker che si rifà tutto quanto, arriva in quel punto e non muore. Però in questo momento noi siamo il 123esimo Booker che viene a fare sta roba, ed è sicuro come l'oro che i Lutess stanno a cercare di sistemare il puttanaio che hanno fatto. Qual è il puttanaio che hanno fatto? È creare sta sorta del paradosso de loro che si sono fottuti la bambina e compagnia. Cioè stanno a cercare in tutti i modi, credo, di fissare quella roba lì. Però non credo che ci possano riuscire. L'ho spiegata di merda, ma è perché è proprio un puttanaio che succede, ragazzi, quando voi vi mettete in mezzo a sta roba. Vogliamo fare il riassuntino semplice: Booker e Comstock, stessa persona. Elizabeth, in realtà Anna DeWitt, figlia di Booker, in realtà anche di Comstock, indirettamente. I due Lutess in realtà sono un Lutess, e a quanto pare sta stronza ha sviluppato i poteri perché hanno creato i viaggi nel tempo. In realtà questa è una cosa che adesso, raga, vi ho spiegato veramente di merda, ma se voi proprio vi rigiocate il prologo è qualcosa di bellissimo. Cioè, perdonate mo sto flusso di coscienza, ma è una roba fighissima, perché tu arrivi sulla barca e dici: perché cazzo sto qua? Perché i Lutess te si sono fottuto dalla tua linea temporale, perché noi non apparteniamo qua. Ci hanno portato là, sulla barchetta sono loro due che fanno le battutine, dicono le cazzatine, perché te danno una mano, perché te stanno a portare avanti. Chissà quante volte l'hanno vista sta cosa. Dove hai preso tutto quello nelle prime ore di gioco? L'abbiamo vista, Lilith, tutta sta roba che io ho detto l'abbiamo vista. Cioè la moneta, le frasette, la statua che glitcha e il ditino che sul il grafico ha sviluppato i poteri dal primo anno in poi. Cioè tutta quella roba non è che io me la sono andata, cioè era nascosta, era in bella vista. Meglio Harlock, sono contento. Però veramente io adoro sta cosa degli sviluppatori di Bioshock, che non ti fanno il boom boom
come enorme, ma la cazzata, una piccola parte di sé è rimasta indietro. Però il fatto è che adesso mi viene da capire perché Comstock si è dovuto annaffotte Elizabeth. Perché sta roba qua è tipo nucleare, era diventato sterile. Tocca vedere ste robe qua che non ho capito onestamente. Ehi, piantala! Vuoi piantarla? La vuoi piantare? Non sono qui per farti del male. Chi sei? Mi chiamo DeWitt. Sono un amico. Sono venuto per portarti via di qui. Sei reale? Abbastanza reale. Sta arrivando. Devi andare. Perché? Non ti conviene essere qui quando arriva. Solo un minuto, mi sto vestendo. Oh cazzo, non è che è una gabbia gigante. Basta, sei troppo impaziente, basta così. E con questa? Di che si tratta? Questa è la via di uscita, no? Ma che stai... dammela. Che belle espressioni però che c'aveva. È un Pokémon. È il suo lavoro tenermi rinchiusa quassù. Questo lo vedremo. Sembrano i cazzo di folletti di Harry Potter. Cosa cazzo è quella roba lì? Siamo sicuri di voler stare qua con un piccione gigante che ci segue? Che cazzo era? Boomer, comunque tu sei arrivato da 3 ore e già hai fatto attacchi terroristici ovunque, è incredibile. Ma che figo che è quel robo. Cosa volete fare di lei? Avevamo un accordo, DeWitt. Cosa volete farne di lei? Apra questa porta, immediatamente! Volete farle del male? Ditemi cosa volete fare! Tu non c'hai niente da dire? Mi ha detto di dire alla ragazza ciò che vuole sentire, c'era scritto. Quei caricamenti troppo veloci. Mi ha riportato in vita? Anna. No, sono io. Elizabeth. Stai bene? Dove sono? Di nuovo tra i vivi. Ecco, lascia che... Sto bene. Sei quasi annegato, hai bisogno... Ho detto che sto bene. Dammi soltanto un minuto. La senti? È musica. Va, io... Solo bisogno. Buca dice qua, okay, bro. Ero morto fino a 2 minuti fa. Sì, sì, vai a ballare quello che vuoi fa. Dammi un attimo per ricampamme. Ah, siamo di nuovo sopra la città. Eh? Ah, vabbè, ok. No, è che è tipo una sorta di spiaggia fake. Va bene, noi seguiamo la musica e la troviamo lei. Però sì, siamo ancora a Columbia perché non vedo afroamericani. Avete visto una ragazza qui intorno? Gonna blu, capelli scuri. Ma guarda questo. Perché non ci dormi sopra, capo? Tanto a breve comincia la sparatoria, poi ne riparliamo, brutti stronzi. Madonna, però che bello esteticamente. E qua, già la vedo laggiù, guardala come balla. Oh, cucciolina, madonna. Perdonatemi se ogni tanto mi fermo a guardare, però è veramente bello. Poi è un mood totalmente differente rispetto ai primi. Totalmente. Non ho intenzione di camminare con te. Hai una certa reputazione. Pensavo un certo colorito gli stesse per dire, però dettagli. Vabbè, fammi andare via, Guascona. Soldi da fottere. Andiamoci a riprendere la figliuola. Giustamente balla, ma che bello. Guardala. Ehi là. Signorina.
Io guardate, la farei ballare per 10 minuti così. Potresti solo... Ci sta Booker che ci prova. Attira l'attenzione di Elizabeth con una lucina. Scusa, signorina, Elizabeth. Ehi là, oh, è meraviglioso. Vieni a ballare con me, DeWitt. Non ballo, forza, andiamo. Perché? Cosa ci può essere meglio di questo? Beh, che ne dici di Parigi? Parigi? Non capisco, come facciamo ad arrivare? Beh, dove sta andando quel dirigibile? Ma se vuoi restare a ballare... No, andiamo, forza, muoviamoci. Dai, muoviamoci adesso. È lui che la frega. L'avevamo letto nel caricamento proprio rapido rapido. Digli quello che se vuole sentire. Giustamente lei non sa un cazzo. Gli dici guarda, dentro a quella porta lì ci sta Parigi. Lei fa madonna, si andiamo, Dio Cristo. Cioè sta così a palla. Sono all'aperto. No. È difficile da credere, ma è vero, no? Che tra l'altro ora che ci penso, cazzata, Booker DeWitt è tipo BD, è Big Daddy. Non so se è fatto apposta. Non hai bisogno di proteggere Elizabeth in combattimento, sa prendersi cura di sé. Però lei come si protegge da sola? Prende una padella e comincia a tutti quanti fortissimo. Quella caduta in acqua non ti ha fatto bene. Cercherò qualcosa che possa alleviare il dolore. Oh, lei nei fight ti passa gli oggetti. Cioè trova magari dei sali, delle cure, delle munizie. L'uccello? O la gabbia? O forse l'uccello? Niente batte la gabbia. Ancora questi due. Ma come... fa lo stesso. Però lei si chiama Rosalind. E lui? Bella sta musica. Che bella, Dio Cristo, che devo fare? Ma perché? Ma che cazzo è un koala che devo fargli così davanti ogni volta? Guarda questi, sono incredibili. Quale ti piace di più? Questo qua o questo? L'uccello è bello e la gabbia è tetra, ma ha qualcosa di davvero speciale. Non riesco a decidermi. Beh? Dammi un attimo! Che cazzo... Neppure questo, chissà quale cante cazzo di letture c'ha sta merda. L'uccello perché è libero? Oh... Quello a destra. Sei sicuro? Sicuro. Lo adoro. Sorprendente, mi aspettavo la gabbia. Se ti irriti sempre così quando perdi, non lo faccio più. È solamente un... Ah, se lo mette sul choker. Madonna, però che belle le espressioni. Questa era una cosa che negli altri Bioshock, lo dico, era una merda. Le persone erano proprio animate col culo. Qua invece tanta roba. Assicuratevi di avere un documento d'identità fotografico da mostrare. Su quelle braccia, dita aperte, gambe larghe. Fermo così, ora rimanga immobile. Mi spieghi? Beh, là non ci parlo. Che mi piace l'espressione che... Ma che cazzo stanno? Cioè proprio onesta. Tu sai scassinare, no? Prego. Questa dannata è chiusa. Che stai facendo? Sei un tipo furbo, cosa ti sembra che faccia? Fatto... Dove hai imparato a forzare le serrature? Chiusa in una torre con nient'altro che libri e tempo libero? Ti stupirebbe quello che sono in grado di fare. Ok. Beh, noi siamo il braccio e la mente, l'abbiamo capita sta cosa. Ho trovato queste monete d'argento. Laggiù c'è un distributore. Potrebbe esserci qualcosa per rimetterti in salute. Probabilmente è una buona idea. Oh, madonna. Raga, lo sapete che io con relazioni padre figlia, se fanno qualcosa Elizabeth io li sgozzo tutti quanti, non me ne frega niente. Oh, madonna. Sì, relazioni inteso non cose brutte, ragazzi. Che io anche in Baionetta, quando vedo, che ne so, Baionetta con Rosa, Baionetta con Balder, me sciolgo. Cioè sono quelle tipo di rapporti che adoro io nei videogame. E un altro power up. Sì, lo so, me l'hai detto. Ah, beh, perché questo è il primo vero del gioco che dovremmo trovare. Uccello di fuoco. Non mi chiedere cosa ho trovato, che non voglio traumatizzarti. Vorremmo aiutarla. Vi conosco. Prima alla lotteria. Senza di lei non saremmo riusciti a scappare. Daisy diceva che sarebbe arrivato qualcuno come lei. Ah, ok, questo è il premio perché non gli abbiamo tirato la palla. Mi piace però come va sempre in giro a spippolare. È veramente carina come cosa. Perché c'è un bagno per quelli di colore e uno per i bianchi? È così e basta. A me sembra una complicazione inutile. È come darti torto. Spero che tu non voglia che ti segua là dentro. No, non ti preoccupare. Rubo un attimo e torno, papà. Non mi guardi male se entro a rubare qua, vero? Cercando di farci arrestare entrambi. No, è che... Guarda come mi guarda male. Adoro le espressioni che sta facendo. Aha, vedi, abbiamo trovato 30 monete. Hai visto? Avete dei crauti? Crauti? Direi di sì.
Prenderò una porzione. Quant'è? Una moneta d'argento. Va bene. Perché tutti questi mi stanno per accoltellare? Comunque lei si mette a sedere solo quando la guardi. È fatta proprio per mettersi tipo in mostra, bellina. Salve. Non mi ammazzate, per favore. Come va? Tutto bene? Qui ovviamente fumano tutti come dei turchi. Piridì. Non lo so. Ho il sospetto che sia armato. È insieme a lei. Certo. Possiamo prendere due piccioni con una fava. Elizabeth, togliti da quella parete che ci stanno veramente. Neanche i rumeni con le bottiglie qua. Ci stanno per rapinare fortissimo. Io te lo dico. Perché vi siete fermati? No, suonate! Guarda, ti do pure dei soldi se posso. No? Vabbè, no, arrivederci. Cioè, tu ti sei messa lì perché io devo prendere... sei sicura? Con questo risetto sì. Smug. Due biglietti per raggiungere il dirigibile First Lady. Un attimo solo, amico. Sì, ce l'ho. Come volete procedere? Sono un po' di fretta, amico. Ehi, signore! Si ricevuto. Ti richiamo quando avremo risolto il problema. Siamo pronti a eseguire. Chiedi il biglietto. Mi scusi, può darmi una mano? Ma certo, signore. Scusi per l'attesa! Ah! Ah! Cosa state facendo? Prendetela! Toglietevi di dosso! Ok! Così proprio? Dove... Tacci vostra. Sta lontano da me. Lasciatemi. Elizabeth, ma dove cazzo vai? Ma scusa, ma t'ho parato il culo. Giustamente lei ci passa lì. Il pompozzo e il pompozzo. Però voi dite, quella là pure è un'altra scelta. Cioè, se io gli sparavo in bocca brutalmente, lei vedeva che era un figlio di puttana. Quindi mi sono dovuto sbucare una mano tipo Gesù Cristo per mostrargli la parte buona. Ah, minchia, non l'avevo vista. Meno male che me l'hai fatta notare tu, The Wit, perché io col cazzo proprio. Dove sta andando? Oh, non ti spezzare le tibie. Madonna, ho sparato due parlottole perché dei cazzo di irlandesi volevano accoltellarmi. Dove sei? Cioè, armi morta che ho visto, ma ho usato sfuriata dei libri sui denti. Vabbè, tanto non puoi scappare, rimani là. Intanto che esploro. Gesù, quella gente. Non riesco a crederci. Sono tutti morti. Hai ucciso tutte quelle persone. Elizabeth, io... Sei un mostro. Cosa pensavi che sarebbe successo? Cosa? Hai idea dei costi che certe persone hanno sostenuto per tenerti rinchiusa in quella torre? Credi che ti lasceranno andare via così, come se niente fosse? Sei un investimento. E non sarai al sicuro finché non sarai molto lontana da qui. Che cosa vogliono da me? Non lo so. Ma so che è l'ultima volta che mi faccio sorprendere. Ok, però ha capito il perché. Ah... Fammi vedere la mano. Che ci fai un po' di patafix? Ciò che è successo prima non è ancora finita, vero? Non lo so. Ecco. Ok, è sparito il marchio però. Che tra l'altro è anche bella come cosa se uno ci pensa. Perché se l'era fatto per la figlia, l'ha ritrovata, sparisce. Ah ok, quindi mi sa che pre-Elizabeth noi ci avevamo la porta perché rispawnavamo, come vi ho detto. Adesso che c'è Elizabeth ci riporta in vita lei, una roba del genere. E spendiamo i soldi perché deve magari fare i farmaci e cazzi e mazzi vari. Dove corri che ci stanno inseguendo, stai calmo. Elizabeth, tu sei anti me, te lo dico a papà, te lo dico. Io esploro, tu vai avanti. Corri, fai trekking quanto ti pare. Devi aspettarmi. Madonna. Mi è rientrata una palla. Ah no, mi sa che lei si mette davanti alla roba che puoi lottare effettivamente. Ecco un po' di contanti. Al volo. Brava, piccola zingara cresci. 5 grimaldelli per scassinarla. E vieni qua, Elisa. Ma ci mette molto di più. Mango per il cazzo, ha fatto tata! Un attimo. Ma cosa dice nel lupenteso? Scassina che è una meraviglia. Si mette il mignolino fortissimo e va. Anzi, no, non c'era un po' perché non ce l'ha. Perché al posto del ditale non ci metti un grimaldello che fai tipo tic,
fortissima. A chi serve l'azienda elettrica? L'alternativa degli stupidi all'elettricità. Non sembra funzionare bene. No, ma non è scoppiato perché non funziona bene, è scoppiato perché ci sei andata del vicino, credo. Probabilmente lei, se abbiamo visto che dopo più ti avvicinavi e più dovevi avere i giorni di quarantena, probabilmente è perché è tipo radioattiva, qualche cosa del genere, no? Oh, la Lutess. Quando ero una ragazza sognavo di trovarmi in una stanza guardando una ragazza che ero e non ero io, e che guardava un'altra ragazza e anche lei ero e non ero io. Mia madre lo vedeva come un incubo. Io lo vedevo come l'inizio di una carriera nella fisica. Varianti di te stesso. Figo come roba. Figo come roba. A me più che altro quello che mi preoccupa, lo sapete, non è tanto delle persone normali. Perché le persone normali hanno una copia di se stessi che ha fatto qualcosa. Se sta cosa tu la applichi a Elizabeth, è alla fine. Esistono N lei che possono aprire portali per altra roba e quindi creare altre variant. Cioè, un puttanaio della Madonna. Infinito. Chiamiamo la navetta se vogliamo raggiungere il dirigibile. Questi sembrano essere i comandi per chiamare. Ma tanto riesplode di nuovo. Sembra che questo posto funzioni solo con la trappola elettrica. È chiaro. No, mi sa che non è lei che è tipo nucleare. So io. Fermatelo! Aspetta. Ha aperto una spaccatura Elizabeth, è stato risucchiato via. Veramente, cesso migliore del mondo. Questi qua sono importanti perché dietro c'è roba interessante. Quindi bisogna gestirseli. Spero che ci siano abbastanza grimaldelli per aprire tutto. Grazie, bella. Accidua, che infarto. Sì, grazie. Se mi trovi un grimaldello, che qua non ce ne abbiamo abbastanza. Minchia, tra l'altro non è che trova soldini, trova soldi interessanti. Oh... Ah, hai capito che c'è sta roba più avanti. Sei tornata? Brava, vai in copertura. Ma lei come mi segue qua? Ho la voglia di vivere. Madonna. Salve. Non mi tocca Elizabeth, figlio di puttana. Posso uscire da qua? No, peccato. Buongiorno. Ah, te li segnala. Te li segnala. Che figa come cosa. Aio. Morto? Ripensandoci, credo che quei tuoi squarci possano essere utili la prossima volta che saremo nei guai. Lo squarcio deve esserci già perché possa usarlo. Non posso crearli dal nulla. Ah, ok. Però vedi, valora quella roba che non è roba sua e che lei può sfruttare gli altri, perché magari sono dei punti in cui le altre se sono state, che cazzo ne so. Altri soldi? Prendi. Grazie. Mi sa che lei spippola roba che magari tu non vedi. Chissà se poi diventerà anche attiva all'interno dei combattimenti. Sarebbe molto figa come cosa. Siamo su Dead Space. Che è? Guarda, un codice. Un messaggio segreto dei Vox Populi. Sei tu la crittografa in erba. Che dice? Non lo so. Deve esserci un cifrario da qualche parte. Opzionale. Trova il cifrario. Puoi decifrare i codici che indicano compartimenti nascosti dei Vox Populi. Trova il codice e il corrispondente cifrario per scoprire il tesoro nascosto. Sta dentro la bocca del cannone? Devo capire? Ah, vabbè, ma proprio sbucava così. Trovato qualcosa? È proprio il libro del codice. Tanto di cappello. Davvero? Ma che belle ste cose, giustamente hanno dei passaggi segreti. The Vox Populi Reclaim This Place. Madonna che bello. Guardali che belli. Sì, perché stavo infatti penso di stile perché ho proprio andato talmente di contro. Comunque io più continuo a giocare i Bioshock e più Dio Cristo, se Dishonored sei ispirato tantissimo proprio nel mood del gameplay, ma è anche come raccogli la roba, come è messa, è qualcosa di stranissimo. Immagino che potremmo usare le skyline sopra di noi. Dobbiamo solo trovare un modo per togliere di mezzo quel carico. Sì, io. E lei? Sarà davvero una cosa fantastica. Ah, ok, c'ha il suo. Per favore, dimmi che è finita.
Pensi che quel tuo occhio di falco potrebbe trovare delle munizioni in giro? Farebbero comodo in caso di guai. Ci vorrà un po' di impegno, ma farò del mio meglio. Ok, adesso comincia a sgamare anche le munizioni. Ma quindi lei ci seguirà? Potrei emozionarmi. Guardala come va piccolina. Ok, meno male. Quanto son belle le skyline. Ah, perché posso andare di là, non ci avevo fatto caso. Io continuo a dirlo, con quel piccione che gira non andrei su ste cose. Però, dettagli. Ci manca che adesso prende un coltello e comincia a coltellare le persone. Ed è diventata veramente bellissima. Che poi è bellissimo perché stanno sospesi in cielo con tutta la roba tecnologica. Però le casette sono giustamente le case di quegli anni. Cioè, è una roba... Vaffanculo. Da cecchino. Prendi. Ah, mi posso proprio far... No, questa è una cosa bellissima. Bello lo sniper, però devo un attimo entrarci. Tranquilla, grazie. Allora, a me queste cose mi fanno sborare, ragazzi. Avere Elizabeth che mi fa gli assist così, ragazzi, mi fa... che bello che è stato, Dio Cristo. Quanto le adoro queste cose. Vedi come si fanno? Peccato adoro che sta sempre a spippola in giro. È una cosa che è fighissima. Vabbè, però se hai fatto sta cosa, zio, un po' te lo meriti che te entrano a casa la rivoluzione, cazzi e mazzi vari, Un po' te lo meriti. Il profeta padre Comstock, comandante del settimo cavallereggi. Ai miei uomini non resta che una scelta: morire per mano di un soldato di latta o di uno vero. Non trattenerti, soldato. Loro vogliono proprio morire in guerra. Va bene. Lo vedi? Vedi, Booker? Sei un killer. Che ti piace? Dacci solo la trappola elettrica. Se vuoi il vigor, Booker, fai morire i miei uomini da veri soldati. Ti aspettano Wounded Knee e Pechino. Però scusate, qua stiamo passando su un paio di robbi. Booker è consapevole di essere Comstock, perché lei ha letto sta cosa, ha detto: non è vero, manco per il cazzo. Cioè, che lui conosca Slane, ok, va bene, perché appunto se conoscono, perché se conoscono. Però lui è consapevole di sta un attimo stranito. O magari è rincoglionito pure lui e non se ne accorge per quello. Hanno tolto giustamente tutte le placchette di Slate appena sono successi i casini. Ah no, perché lui effettivamente sì, sta roba le ha fatte. Però sono un po' tanto esagerate. Ma che belle ste robe. Orlando con Tomahawk insanguinati danzarono tra i nostri nobili caduti, ma quando i soldati in campo scesero, i selvaggi dell'Orda si arresero. Vabbè, fare tutto un manichino per di sta cazzata mi sembra un po' too much. Acci tua che infarto, ma sei scemo. Vedi Ryan, così si fanno i centri turistici, i musei, Dio Cristo. Non con quello stracciamento di coglioni. Madonna. Ma che figa sta roba. Sempre lei. Sì, perché lui a un certo punto credo che abbia tipo detto: oh, sto a morire, facciamo un rebranding. Essenzialmente ci ha preso lei e ci ha costruito tutto. L'ha cominciato a sostituire a tutto. Cosa hai cercato di cancellare? Ora che sei fuori dalla tua, capirai che le gabbie hanno qualche vantaggio. Una scelta è meglio di niente, DeWitt. Non importa il risultato. Sì. Se ti svegliassi un giorno e ti rendessi conto che non ti piace cosa hai scelto. Aia, il silenzio, la chiusa. Hai visto cosa ha fatto Comstock alla mia storia? Ora guarda come ha riscritto la sua. Ah. Ma
Va bene, ho capito. Dio Cristo. Questo è altro copyright. Vabbè. Tanto o per il copyright, o per il razzismo, o per la fottuta lacrimosa di merda. Ste live non devono essere monetizzate, l'ho capito. Sentite, Daisy Fitzroy ha assassinato la mia amata. Non avrà anche l'infante. Non riuscirà a mettersi tra lei e la profezia. Il seme del profeta siederà sul trono e ricoprirà di fiamme le montagne dell'uomo. Io sono... Sei la figlia di Comstock. No, non posso esserlo. Vuole che tu segua le sue orme. Beh, io voglio un cucciolo, ma non vuol dire che ne avrò uno. Ah, ma io non l'avevo pensata come cosa. Ricoprirà di fuoco le montagne di cazzapippoli. Perché giustamente sta morendo come uno stronzo. Gli serve qualcuno che vada a continuare a rade al suolo quello che sta sotto Columbia. Però il fatto è che se lei non vuole, come la costringi? La cosa mi viene da pensare, saltiamo da una linea all'altra? Vai a chiacchierare con quelli di Rapture? Sai qua la tecnologia di Big Daddy? È l'unica cosa che mi sembra sana. Vabbè, ma questa è fottuta arte. È fottuta arte. Ecco perché odiano la Fitzroy. Attraverso i suoi occhi, anche tu sei amata. Ma il fatto è che questo messaggio mi sembra ultra fake. Cioè, il fatto è che purtroppo lei è veramente per adesso l'unica appunto in... Cioè, è... Boh, non la riesco a ricollegare a niente lei. Quindi potrebbe essere che se l'è totalmente inventata. Ma cazzo, greve. Ma tu sei troppo largo. Che così, body shaming? Lascia che vada avanti per vedere se c'è modo di proseguire. Guarda. È uno squarcio, qualcosa che posso portare qui. Un gancio da carico, proprio comodo. Sono come desideri che si esaudiscono. Ah, tieni premuto. Ok, okay, grazie, sono stupido. Credo che ci sia altro da dove è arrivato quello. Quando mi agito, gli squarci cominciano ad apparire. Booker, vedi quegli squarci? Possiamo usarli contro gli uomini di Slate. Quello squarcio ci farà arrivare più in alto, mentre quello ci darà una torretta. E della copertura. Prova quello! Torretta, presto! Ma fighissimo! Ma è bellissima come cosa! Però madonna! Perché questa giustamente è una linea alternativa. Non so se è sangue, è stato tipo vandalizzato. No, credo anche bruciato, visto il pavimento. E c'è anche quelli proprio big big. Però perché esiste questo? Cioè, perché in questo posto... Ah, perché probabilmente di qualcosa più avanti dove si sono ribellati? Dove c'è sta una guerra? Perché sta faccia di chi cazzo è? Accidua. Oh, cazzo, siete dei nemici. Oddio Cristo. Ma stai a sparare, Elizabeth? Ma te spacco la testa. Ma certo. Chiediglielo pure un po' più gentilmente, povera Crista. Ti sta facendo un aiuto. La cosa che stavo dicendo all'inizio della live è che io sono passato molto sopra un dettaglio figo. La live scorsa ho detto, noi siamo il 123esimo Booker. Il che è vero, però io ho omesso la seconda parte di questa implicazione. Se so tutte linee temporali, vuol dire che esistono altre 122 linee temporali in cui lei non è stata salvata. Se sono morto come uno stronzo. No, no, questa è una cosa che prenderà 5 minuti, che te mezz'ora. No, no, perché è un dettaglio che ho rinotato. Però, tecnicamente, esistono tante linee temporali dove Booker ha fallito. Che tra l'altro, invece, un altro dettaglio che ho notato è che, secondo me, in questo Bioshock le scelte non servono un cazzo. Le scelte in questo Bioshock, se fino adesso ci hanno abituato che esiste qualcosa, che la scelta implica qualcosa, in questo Bioshock tutte le scelte che noi facciamo non servono a un cazzo. Il Choker, a che cazzo serve? Fammi sbucare una mano o meno? A che cazzo serve, a parte togliesela di? Perché appunto quella cosa che ho detto nel meme dell'evento canonico è vero. Cioè, i Lutes stanno a cercare in tutti i modi, probabilmente, di fixare sto bordello, di riportare Elizabeth indietro, qualche roba. Però non può, come posso dirlo, la roba che deve succedere deve succedere. E io ho già forse in mente l'unico modo che c'è per fixare sta cosa, ma me lo tengo per me. Farò del mio meglio per mantenerti provvisto di sali. Grazie. Ok, adesso prende anche i sali. Prende,
figata. Brava Guascona. Ma no, è che, ragazzi, Bioshock mi ha forgiato. Tu capisci le cose, colleghi i puntini, cioè ci arrivi. Poi, ripeto, il concetto anche di viaggio nel tempo, linee temporali e compagnia, oggigiorno è una cosa che è stata molto esplorata nei videogiochi, nei film. Quindi riesci anche un attimo di più a fare uno o due rapido. All'epoca, col cazzo, cioè all'epoca non so quanta altra roba ci avesse e linee temporali, viaggi nel tempo e compagnia. Qua. Vabbè, ma questa è semplicemente la scintilla del primo. Ma finché è un freebooter? Allora, i miei due neuroni che stanno svegli stasera hanno collegato finché è un freebooter di merda ora che ci sto facendo caso. Cioè, se questo qui non è la nostra linea temporale, tutte le musiche che abbiamo ascoltate, cioè, ha scritto tipo By Fink, i plasmidi, è un freebooter di merda, la rubate. Salve. Che vuol dire corvo? Ah, corvo! Ho capito! Grazie, Elisabeth! Arca troia! Ecco qua la gente che è arrivata. Zanzara. Fallo. Ok. Un drone. Va benissimo. C'è qualcun altro lì? Niente. Tranquilla. Metti qua. Grazie. Mandatelo allo scoperto. Ah, l'ho messo. Oh, e te chi t'ha visto? Tacci tua. Dai, calma Elisabeth, non è successo niente, cioè più o meno. Che tra l'altro pure la cosa figa, che uno magari la prima volta non ci fa caso, ma quando Elisabeth apre il portale che si sente Everybody Wants to Rule the World, uno non ci fa caso, ma noi siamo nel 1912, quella canzone è dell'80, tipo una roba del genere, che è fighissimo come dettaglio. Tra l'altro la zanzara mi sa che è un drone, cioè tipo un drone come quelli di Rapture. Ha freebootato tutto. Think ha freebootato tutto. Troppo simile per essere una coincidenza, ma in realtà sto ricollegando un sacco di musiche, i plasmidi che qua si chiamano Vigor, e il fatto che lui ha a mente tutto me coglioni, ma in realtà è l'Utes, quella più figa. Mi sa tanto di freebooter, effettivamente, ma tanto tanto di freebooter. Cioè, di persona che ha guardato dall'altra parte e fatto, oh, bella questa cosa, e se l'è fottuta. Se tanto mi sta da tanto sto gioco, Madonna, caccia quel coso, Elisabeth! Fa un bordello immane, fa. Ho sbagliato, è vero! Mi dimentico che non si può agganciare al volo. Lui si spezzerà tante volte le tibie, ragazzoli, ve lo dico. Gnom. Altra gente? Ovvio. Easy. Buono, dove è andato quell'altro? Seriamente? Ossa è diventato? La mia torre. Sarebbe giusto che mi dessero parte dei profitti, non credi? Servono soldi? Sei troppo buona tu, Elisabeth. Anche se non vorrei chiamarla Elisabeth, cazzo, non è il nome suo, gliel'hanno cambiato. Io l'ho chiamata Anna, Dio Cristo. Perché Elisabeth? No, per carità, un bel nome, Elisabeth, quello sì. Però, ripeto, secondo me quella cosa dei nomi così l'hanno fatto più che altro per non farti rincoglionire. Perché sennò poi succede quel bordello in cui hanno tutti gli stessi nomi e diventa veramente un puttanaio da Madonna. Ah, ecco come affrontarvi. Oh, che bello che ti dà dei consigli. Però, continuo a dirlo, penso sia uno per adesso dei migliori companion dei videogame, lei. Sì, esatto, perché non fa roba inutile, sta sempre a muoversi, a spippolarti roba, ti dà i consigli, ti dà le munizioni. Figo. Cioè, perché lei è messa, praticamente, per evitare che tu, durante il fight, stai costantemente a cercare a spammare F su tutti i cadaveri. Cioè, lei è messa perché ti tira le munizioni, i sali, le cure. Poi, appunto, puoi usarla per avere dei vantaggi tattici. Credo di capire come fai quello che fai. Sti squarci. Li ho sempre considerati delle porte. Quando ero più giovane non aprivo solo quelli che trovavo. Ricordo di averli creati. Creati? Potevo andare ovunque desiderassi, ma volevo sempre tornare. Ma cosa? Non lo so. La mia famiglia. Com'è che fai? Qualunque cosa sia.
Sai quando dicevo di avere molto tempo per leggere? Beh, ho cercato di capire. Ho letto libri di fisica e altre cose del genere. Davvero? E cosa hai imparato? Che c'è un mondo di differenza tra ciò che vediamo e ciò che esiste. Ok, fighissimo. Bello, perché ti fa capire che lei non è che è stronza a cazzo. No, lei c'aveva tanto tempo, si è messa là a studiare, a capire che cazzo era sta cosa, l'ha esplorata e quindi l'ha ampliata. Ma che bello, puoi avere anche l'high ground. No, raga, ma questa è una figata, eh. Questa a livello del level design, cioè... Elizabeth! Ok. Ho capito, ma Elizabeth è una madonna. Guarda che qua c'è altra verticalità. Madonna, ma che bello. E lui è letteralmente un cacciatore di vox, giustamente. Ma quindi sono senza scalpo. Sì, mentre sto esaminando i cadaveri. Grazie Elizabeth, eh. No, gli ha semplicemente fatto saltare la faccia. Meno male. Hanno detto pure loro gli sviluppatori. No, aspetta, se facciamo lo scalpo dagli afroamericani a fine. Ma guarda quanta roba c'è in giro. Però tutta sta roba c'è perché proviene tipo da una linea in cui loro hanno cominciato a fare la guerra. Cioè non è che ci stanno a cazzo in giro i ripari, le torrette, i kit medici e compagnia. Cioè è successo un puttanaio. Magari Elizabeth che si è ribellata è andata con i Vox. Sarebbe figa come roba. Con quale acuto ha strillato? Pare che ti chiamino falso pastore. E che tu sia l'agnello. Cerchiamo di non chiamarci così. Mi sta bene. Come pensi abbiano fatto a sapere che arrivavi? O hanno un profeta che sta dalla loro parte. O chi mi ha ingaggiato ha anche scritto i cartelli. Perché? Non lo so. Allora, Elizabeth, tu hai fatto quella risata. A me mi ha fatto onestamente ridere. Madonna. Sto coso non sta per esplodere tra tipo 10 secondi. Stai bene? Voglio vedere Parigi. Non ci ho fatto caso. C'era una città Bioshock. C'era proprio la chiave inglese di Bioshock uguale. Voglio vedere tutto. Quello dipende da te ora. Non c'è nessuno. Un momento, cos'è quello? 40 nord per 74 ovest. Non è Parigi, è New York. Come fai a saperlo? Nella torre il tempo non mancava di certo, DeWitt. Tempo per studiare cose come la geografia. Avevo un debito. E un tizio si è offerto di annullarlo in cambio di te. Forza. Booker non mi pare propriamente. Cioè, io ho capito che un po' meno dura la pillola. Forza, andrà tutto bene. Perché non ti giri e parli con me? Possiamo sicuramente... Chi di chiave ferisce, di chiave perisce. Ha cambiato le coordinate. Non so che cazzo siano quelle, eh. No, cazzo, l'hanno pigliata. Mi sa che l'hanno pigliata. Ah no, sui Vox. Ok, ci ha portato dai Vox. Credo. Ah sì, perché la musica. Sono i canti degli schiavi questi. Bello come dettaglio. Merda. Sono i canti degli schiavi. Daisy, l'aria fresca è servita, questo è sveglio. Quindi sei tu il falso pastore di cui si parla così tanto. Hai combinato un bel casino alla lotteria. Sei la Fitzroy? L'unica. Non ho problemi con te o coi tuoi vox populi, ma il dirigibile da cui mi fai penzolare è mio e ne ho un terribile bisogno. Davvero? Perché a me sembra proprio il dirigibile di Comstock. Senti, non sto cercando lo scontro. Lo scontro c'è già, DeWitt. L'unica domanda è... tu da che parte stai? Comstock è il dio dell'uomo bianco, dell'uomo ricco, dell'uomo spietato. Ma se credi nella gente comune, unisciti ai Vox. Se credi nella gente giusta, allora unisciti ai Vox. Voglio solo il mio dirigibile. E i Vox te lo daranno. Ma prima... devi essere tu ad aiutare i Vox. Giù a Finkton c'è un armaiolo che può procurarci le armi per sostenere la causa. Prendi le nostre armi e avrai il tuo dirigibile. E anche delle gambe nuove.
Allora, per dare un po' di contesto a quello che ho detto inizialmente, che sembrava una roba estremamente razzista, mo io non so quale cazzo di tipo di canzone sarà il jazz, il blues o altre robe, ma un tempo, durante sti periodi, è dove è nato quel classico modo che oggigiorno noi conosciamo, che cantano le persone afroamericane, che hanno quel modo di cantare tutto bello, mo non so qual è il termine perché sono una bestia, e quella roba lì nacque durante il periodo della schiavitù, perché loro cantavano, in base a quello che cantavano si parlava essenzialmente, perché non potevano parlare perché sennò li frustavano, quindi come se parlavano tra di loro? Cantando, ed era una roba bellissima, forse sì, sono entrambi, ed è una cosa fighissima perché sentendo sti canti siamo dove ci stanno gli schiavi a spaccare le pietre. Però bello 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 come dettaglio, non lo so, che non è niente di sbagliato, però per spiegare quanto è figa anche di ambientazione, di cura per i dettagli, BioShock Infinite è una figata, magari andatevi a vedere meglio perché l'ho spiegata col culo con i miei due neuroni stanotte, ma bello, bello, bello. Ah, non ci avevo fatto caso, Dav. No? Figata. Ah, è vero. Ma che figata. Are you a time thief? Ah, Jonathan Doe. Bello. Vedete, questo è un altro dettaglio che se una persona magari non sa un attimo di cultura, tu dici, vabbè, questo è uno stronzo che si chiama Jonathan Doe. Però in America, quando loro trovano delle persone e non sanno qual è il loro nome, perché non se lo ricordano, perché questo non io, insomma, non sanno un cazzo di come si chiama, li chiamano John Doe. Elizabeth! Perché ha scoperto che non la stavamo portando a Parigi, ma dal kebabaro in realtà. E quindi si è offesa. Columbia Authority defending our value. Ah, ok, stiamo andando nel centro militare. Non aprire una spaccatura là perché chissà che cazzo ci sta! Ehi, maledizione! Voglio venire con te! Non entrare là! Io non ho bisogno di uno come te! Che tra l'altro si sta a fare più forte perché è incazzata, perché va con le emozioni. Cioè, prima col cazzo che evocava sta roba. No, no! Questa a casa mia si chiama legge di Darwin. Non mi tocca Elisabetta che te spezzo le tibie. Vuoi fermarti o no? Non ho intenzione di venire. Elisabeth, aspetta! No! Ho capito, Dio Cristo, stai calmo. Elisabeth è proprio mori ammazzato, stronzo. Ci ha salvato, meno male. Ehi, sto scivolando. Non cercare di seguirmi, DeWitt. Elisabeth, ho fatto un accordo per riprenderci il dirigibile. Puoi tirarci fuori di qui? Sì, devo solo procurare abbastanza armi da sostenere una ribellione. E dove prenderemo queste armi? Da uno dei nostri molti amici e alleati. Un armaiolo a Finkton. Dovrebbe essere una passeggiata. Che ne dici, soci? Sei un bugiardo, DeWitt. E un furfante. Ma sei anche l'unico modo per andare a Parigi. Cioè, lei gli frega un cazzo. Lei basta che arriva a Parigi. Vuole quella cazzo di baguette appena sfornata dal forno con i croissant. Cioè, vuole quelli, se no non è contenta. Poi è bellissimo il bambino pure, perché giustamente erano quegli anni, quindi la gente aveva 2 anni. Sai camminare, vai in fabbrica, merda. Quindi noi dobbiamo cercare Chen Lin, un cinese, in sto cazzo di posto, un cinese armaiolo. Laggiù c'è un ascensore di servizio. Dovrebbe portarci a Finto. E farci ammazzare per giunta. Aspetta. Non andare, c'è un tizio armato, torna! Lei subito verso la morte, tanto c'ha l'hyper armor. Ma c'è la furtività in sto gioco? Non credo, perché ogni volta che provo a farla non cambia niente. Forse perché devo stare sempre accovacciato. Oh no, grazie. Va bene così! Madonna, che bella sta cosa che ti passa le robe. Booker, l'armadietto di Slade. Devi aver lavorato qui. Il diario di mia madre. Perché ce l'aveva Slade? Mio marito sostiene che la bimba sia stata creata dal nulla, dalla volontà divina. Io sono credente, non stupida. La sua bastarda non crescerà sotto questo tetto. Mia madre.
Lei mi ha rinchiuso nella torre. Elizabeth. Voglio solo andarmene da questa città. Per favore. Ecco perché l'ha ammazzata. Sì, però mi dispiace vederla così, Elizabeth. Dai, per favore, ditemi che va a migliorare. Povera Krista. Sì. Signor DeWitt? Sì. Le passo il signor Fink. Che succede? DeWitt, parla Fink. Ascolti, ragazzo mio. L'abbiamo tenuta d'occhio e posso dire che al momento lei è un candidato ideale. Il mio collega, il signor Flambeau, l'aiuterà con ciò che le serve. Cosa cavolo era? Non ne ho idea. Sembrava stranamente felice di conoscerti. Beh, quell'uomo è presuntuoso. Mi sembra un po' too much. Alcuni mi dicono, Fink, perché veniamo pagati in monete che valgono solo al negozio della compagnia? Beh, ve lo dico, che io sia dannato se permetterò che voi poveracci vi facciate derubare da qualche negoziante disonesto. Il negozio della Fink vi dà prodotti Fink a un prezzo studiato apposta per il lavoratore Fink. Capitalismo parte 2. Solo lui li può derubare. Sì, ma che cazzo vuol dire? Ho visto l'orologio, c'era tipo metà della giornata e lavoro. Saltare da sopra mi fa partire come letale. 8 e 33. Abbiamo il nostro tubista con la camicia verde. Mi serve questo lavoro. Ecco un uomo Fink, un uomo efficiente. Ma se stanno a giocare all'asta i lavori coi soldi che gli danno i lavori? Ma che cazzo sto vedendo? La senti? Musica, viene da quello squarcio. Non ho mai sentito quella canzone. Quella canzone non l'avrà mai sentita nessuno. Pink ha fributato. Ha fributato le canzoni. Cioè, se lui non conosce queste e tutte le altre cose, vuol dire che la maggior parte l'ha rubate. Cioè, ha detto sono mie, ma in realtà non sono le sue manco per il cazzo. Mi dispiace disturbarla, signora. Cerchiamo il signor Lin. Il signor Chen Lin? Booker. Signor Lin, non qui. Lui è andato. Andato. L'oro preso. Squadra volante. Prego, Gautama Buddha. Prego, ridanno marito. Ridanno a Mei Lin. Dove l'hanno portato? Club. Porta tutti a Good Time Club. Dov'è questo club? Signora, la prego. Dov'è questo club? Booker, lo troveremo. Lasciala in pace. Perché Vox Populi non aiuta Chen Lin? Perché Daisy Fitzroy non aiuta Chen Lin? Cos'è la squadra volante? Sbirri, il tipo che pianta uno stivale sulla gola di Lin chiedendogli quanto conosce bene Daisy Fitzroy. Non è quella per cui lavoriamo. A dire il vero è proprio così. Bene, ora cerchiamo di capire dov'è questo Good Time Club. Che altro oggigiorno avessero fatto un doppiaggio in cinese. Io non parlare cinese, porca troia. E fine. Oh, è riuscita la gente. Tacci tua. Lo so che devo sparargli al cuore, l'ho visto dal trailer, letteralmente. Ma! Niente! Qua sopra non ci arrivi. Becca! Non ha fatto un cazzo! Ma! Perché lo faccio? Ma dimmelo tu che mi stai inseguendo ora! Ma sto andando via, sei tu che mi stai inseguendo, ma che cazzo vuoi? C'ho una capi, c'ho una capi! No, dai, volevo finire, ho finito proprio le munizioni all'ultimo! Pure sta animazione è bellissima, Dio Cristo. Questo sì, sono simili Big Daddy, ma non so propriamente quello. Più che altro devo capire qualcosa per controbattere, perché ok il cuore, ma loro vanno dritti. Tu non hai una sorta di schivata, quindi non lo so. No, penso semplicemente che siano dei tori. Non mi piace molto, DeWitt.
Ma devo ammetterlo, sai come comportarti in una rissa. Aspetta, io mi sto sempre tenendo le armi, ma da quel che mi sta a far capire Bioshock, in realtà è sempre un continuo cambiarla, perché magari le finisci proprio. È una ruota continua di armi, sì. Questa è la roba di Cohen. Troviamo Chen Lin e andiamocene da qui. Via, via! Chiedo solo che finisca ciò che ha iniziato, DeWitt. Non vorrei deludere gli altri aspiranti. Quello là! Presto! È un veterano di Pechino. Cos'è che dicono dei vecchi soldati? Francamente, scommetto su di lei. Anche se lui è un esperto di esplosivi. L'unico che conosco che non abbia perso un arto usandoli. Non ancora. A te, incendiario! Figliolo, ammetto che mi piace il tuo stile. Easy. Avanti! Sicuro? Missato. Missato due. Oltre ogni aspettativa, ragazzo mio. Avanti così. Vabbè, in arena. Questo giovane intraprendente è uno dei devoti di Lady Comstock. Ma senza... Bellissimo. Non sanno più cosa fare. Questo l'ho assunto a una fiera del lavoro. Per una canzone. Non me la prende, Dio Cristo. Che spettacolo! Lo sto giocando molto più cambiando le armi ed è molto figo, effettivamente. Quello lì. Dove? Mi sa che sta sopra. Salve, come sta? Tutto bene? La famiglia? Mi dispiace, Elizabeth. Ora basta con questi preamboli. Da giù, quello là. D'accordo. È un esperto di automatismi. Vuole rimpiazzare gli uomini della sicurezza con macchine. Ok. Bisogna ammetterlo, però. Avremmo meno bocche da sfamare. No. Ah, quando sono elettrificate sono molto più deboli, giustamente. Che figa come cosa. C'è un altro incendiario. Ti preoccupare, Elizabeth. Che ce l'abbiamo la roba. Giustamente non può spawnarla all'infinito perché sarebbe stato broken. Gioite, perché la morte non ha un ciglione. La pietà appartiene al Signore. Davvero diligente. Buoni. I sali, al volo. Grazie.
Dove? Ah, eccoli. Me l'ero perso. Congratulazioni, The Wit. Quando mi è stato fatto il suo nome, non ero sicuro che fosse l'uomo giusto per questo lavoro. Ma ora posso dire senza dubbi di essermi proprio sbagliato. Ma vuole davvero accettare la sua offerta invece della mia? Lo sa quante persone ucciderebbero per essere il capo della sicurezza Fink? Lei è un osso duro da convincere, The Wit. Un osso duro! Ma le prometto questo. Avrò ciò che voglio. Mi sa che gli stiamo per sparare un colpo in canna, vero? Però madonna che bello che è giocare a sto gioco. È veramente divertentissimo sotto le mani. È veramente una madonna. L'avessi scoperto quando ero un po' più giovincello, mi ci sarei chiuso. Mi ci sarei veramente tanto tanto chiuso. Ho pensato che fossi uno stupido, caro fratello, quando mi hai detto che sentivi musiche meravigliose uscire da buchi nell'aria. Ho avuto dubbi sulla tua salute mentale. Ma non solo hai fatto fortuna con quei ninnoli, hai anche aperto la strada per me. Sei un cazzo di ladro intellettuale, Dio Cristo. Perché io ripeto, uno non ci pensa, ma tutte le cazzo di musiche che abbiamo sentito, mo non dica Lacrimosa, perché Lacrimosa ci sta praticamente non si sa quanto tempo, no? Però la maggior parte delle musiche, delle cose, è lui che si è fottuto tutto da sti squarci. Ecco anche perché sono leggermente differenti, perché giustamente le ha fatte a modo suo, però che non sono le originali. Parità dei sessi, signora. Volta che vedo sta cosa. Mi serve aiuto. Dai, voglio qualcosa di impegnativo. Ho lavorato per gente come Fink. Davvero? Lavoravo per la Pinkerton. Ci chiamavano quando i lavoratori si agitavano. Per fare cosa? Dimostrare la follia dello sciopero. Del gettare gli attrezzi. Far male alla gente. Ti dirò una cosa. Alle volte c'è davvero bisogno di persone come la Fitzroy. Perché? A causa di gente come me. Pronta. Però vedi, lui c'ha proprio un'altra psicologia rispetto. Ma chissà che cazzo gli è successo a Comstock. Cioè, quando è che gli è preso il porca puttana sono Cristo nostro signore, amen, per Washington? Cioè, gli è preso un momento. Perché invece il nostro è proprio totalmente differente. Cioè, è proprio depresso. Cioè, si è distrutto da solo. Tassare l'uomo nero più del bianco non è crudele? Vietare il mescolarsi delle razze. Certo, questa gente per meritarsi di stare in un posto simile. Fink non ha bisogno di un motivo. No. No, hai ragione. Non è crudele? Ma non è crudele esiliare i propri figli da un giardino perfetto? O annegare il proprio gregge sotto un oceano d'acqua? La crudeltà può essere istruttiva. E cos'è Columbia se non la scuola del Signore? Ma che scusa del cazzo è? Ma che cazzo vuol dire? Ce l'hai detto? Sì, vabbè, oh, è brutto che le persone di colore possono andare nei stessi bagni, c'hanno diritti, vengono schiavizzate, vengono torturate, vengono ammazzate, vengono perseguitate. Però volete mettere ad avere il giardino fatto come Cristo comanda? Vi serve un giardiniere di colore? Vi serve qualcuno che vi fa rompere le pietre dentro le cave di colore? Sia mai. Ma che cazzo stai a dire? Meno male che c'era Elisabetta a censurare veramente. Va bene, Comstock. E Slade, sembra avevi ragione. Non è stato un atto di pietà. Ah, cioè proprio lobotomizzato brutalmente? Suppongo sia ciò che voleva. Piuttosto che fargli viva la vita così, ragazzi. Bello che te danno la possibilità di farlo, eh. Eh no, lui lo troviamo bello aperto come proprio una matriosca, Dio Cristo. Bella sta cosa della luce che te lo fanno girare e non te lo fanno vedere subito. Troppo tardi, dannazione. È questo che intendeva. Ora ci serve qualcun altro che faccia quelle armi. No. Morto è morto, Elizabeth. Morto? È morto. Cosa? Che diavolo? Vedo testa. E vedo croce. Tutta questione di prospettiva. Perché ci state seguendo? Chi vi manda? Comstock? Cosa volete? Cosa vedi qui, da questa angolazione? Morto. Sentite. Da quell'angolo? Vivo. Booker. Chen Lin. Il corpo è sparito. Non è mai stato qui. È un
un'altra Columbia. Una Columbia diversa. Stessa moneta. Prospettiva diversa. Testa. Croce. Morto. Vivo. Dobbiamo andare in quest'altra Columbia, ma... come? È come andare in bicicletta. Non si dimentica più. Serve solo il coraggio di montare in sella. Ecco qua, mo cominciamo. Puttanaio, per Dio. Mo comincia un cazzo di casino. Chissà dove puttana miseria andiamo a infilarci, andiamo. Ok, aprilo. Guarda, non c'è sangue. E niente corpo. È un altro mondo, Booker. Un'altra Columbia. Qualcosa mi dice che l'armaiolo morto non è l'unica cosa che è cambiata. È cambiato anche tutto lo stile. Qua io ho capito il multiverso. Ma c'è sta qua, soprattutto perché i Lutess te fanno capire con la moneta e tutto quanto, anche altre cose. Però qua stanno bruciando la roba della Fitzroy. Ma che è tipo un mondo dove in realtà hanno vinto i cinesi? No, si scherza. Esatto, c'è... però è successa un'altra dinamica. Esatto, non è il mondo dei Vox, però c'è qualcun altro di cattivo che comanda e comunque sta a fa botte con i Vox. Cioè, se avevano vinto i Vox non stavano rinchiusi dentro le gabbie, giustamente. Questi uomini... li ho uccisi. Erano morti. Non in questo mondo. Booker, i loro nasi stanno... sanguinano tutti. Perché stanno a glitchà. Come quando ho sanguinato il naso a Booker. Che avevano che non andava? Ricordavano. Ricordavano cosa? Di essere morti. Allora non è che gli è sanguinato il naso a cazzo. Gli ha sanguinato il naso perché in quel momento quello era uno dei punti in cui Booker era morto. Oppure si è ricordato d'essere morto altre volte. Porca troia. Senti qualcosa? Eh? Niente macchine, niente strumenti. Troviamo quell'armaiolo. Forse è di sopra ora. Però niente macchine, niente strumenti. Booker, guarda. Il tabernacolo. Ora è dedicato a Comstock. Avevo paura proprio di questo. Signor Lin? Chen Lin? Mi scusi, Chen Lin? Chi siete? Alzate la voce! Alzate la voce! Non vi sento con tutti i macchinari! Molto rumore! Sono Booker DeWitt. Indietro! Queste macchine molto pericolose! Aspettate di sotto con signora Lin. Ci manda Daisy Fitzroy. Dobbiamo parlare con lei di come avere delle armi. Macchine molto pericolose! Non è posto per gente stupida! Vuoi perdere bella testa? Signor Lin! Di sotto! Cosa che non va? Te lo ricordi morto nella cella? Forse in qualche modo lo ricorda anche lui. Tu come gestiresti la cosa? Non lo so. Fino a prova contraria sei tu la maestra dei viaggi nel tempo. Io sparo, sei tu il cervello. Guarite mio marito. Calmate i suoi pensieri. Alleviate il suo peso. Riportatemi Chen Lin. Però vedi, si torna sempre in quella sorta di ambito di canonico, però variante. Cioè, la moglie deve sempre stare in pena, che sia morto, che si sia convertito e compagnia, ma sempre in pena deve stare. Deve succedere sta cosa, cioè lei gli deve pigliare male, il marito deve stare mezzo rincoglionito. Perché si ricorda la morte? Perché è morto Lilith. Perché, mo non so se ci sei stata fino alla fine della scorsa live, ma noi l'abbiamo trovato torturato e morto in una cella. Abbiamo cambiato linea temporale grazie a Elizabeth e lui c'è questa cosa dello scombussolamento che le persone quando interagiscono con cazzapippoli gli sanguina il naso, anche se io comincio a credere che non è tanto la cosa secondo me del cambi linee se ricordano d'essere morti. Cioè non è così banale, no? Perché se no non si spiega con i signorini, non si spiega con Chen Lin. Secondo me, come abbiamo letto proprio a inizio gioco, c'era l'opuscolone gigante. Quando c'è la mancanza di informazione, mo non me la ricordo per bene, il cervello tende a creare roba per sostituire, per dar logica. E io penso che la cosa sia che queste persone rimangono coscienti di aver cambiato linea, ma gli sanguina il naso e impazziscono perché vanno in overload. Perché giustamente noi mo magari non ci pensiamo perché lo viviamo da giocatori, ma se tu salti da una linea temporale all'altra, il tuo cervello c'ha quel momento nero di blackout mentre tu saltavi che dice: io qua come ci sono arrivato? Cioè Chen Lin sta impazzì perché lui c'ha i ricordi di quella
all'altro se stesso con cui abbiamo interagito, perché ci abbiamo interagito noi e compagnia, e quindi impazzisce perché il cervello deve computare talmente tanta roba per dar senso al perché lui sta là, che gli sanguina il naso, impazziscono e sono rincoglioniti. Per questo anche è successo a Booger. Booger non è, io avevo detto perché era morto, si era ricordato di quando era morto, no, è che il cervello gli è andato in overload, ha detto ok, però io perché sto qua, cioè io Booger come ci sono arrivato sulla nave, gli è mancato quel fettone de perché, perché lui ha aperto una porta e si è ritrovato sulla nave. Chiedo scusa, stiamo cercando la signora Lin. Sono io la signora Lin? No, intendo una piccola signora cinese, era... Booker, questa è la signora Lin. Hanno preso gli strumenti di Chen. Che gli resta senza strumenti? Beh, suo marito sembra un po' sconvolto. Se potesse lavorare ancora, forse... Se potesse lavorare, lui... Signora Lin, può dirmi chi ha preso i suoi strumenti? La maledetta polizia! Li hanno presi e rinchiusi nel deposito, a Shantytown. Ha ragione. Avere i suoi attrezzi gli sistemerà la mente. Che importa. Non avremo nessuna arma se Chen Lin non ha i suoi attrezzi. Andiamo a Shantytown. Non avevo notato che la moglie non era cinese. Cioè, lei è una variante della moglie che si è generata perché lui, stando con Comstock, non poteva stare con una cinese perché i cinesi sono odiati in questo universo. Però lui è accettato perché è un armaiolo di Cristo. Mica mi sta cominciando a intrigare, eh. Cioè, comincerà a sanguinarmi il cervello pure a me, a una certa. Però... figo. Figo, 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 cazzo. Hai notato? Alin sanguinava il naso. Sembra che vada di moda. Lo squarcio. Forse non è stata una buona idea. Infatti è proprio quella la cosa, Kyle. Le guardie pure ce l'avevano, però cioè, perché non tutti gli sanguina il naso? Forse perché più stai vicino allo squarcio e più subisci sta cosa? Cioè magari erano in quella zona d'effetto là, quindi abbiamo trasportato pure quei cadaveri dall'altra parte. Diciamo che forse questa è una di quelle cose che è un po' in zona grigia per adesso, lasciamola lì. Però vedete pure il fatto della frase inizio gioco del la mente umana va a creare ricordi per darti una mano per non farti esplodere il cervello. Quello è un altro indizio che ti danno per capire. Se vuoi chiedermelo, chiedimelo. Che cosa? Il mio dito. Io non volevo. Va tutto bene. È un mistero per me come per chiunque altro. Forse Songbird sa qualcosa ma non parla. Mi dispiace. Per cosa? Posso indossare questo elegante ditale per nascondere la mia terribile deformità. Pare che vadano di moda a Parigi. Zia, ma stai a parlare con uno che c'ha un braccio tarocco. Ma che cazzo, il didina, falange del mignolo. Ma anzi, te dico sposami per quanto è bello quel ditale. Sarà morto quello con il lanciarazzi. Manco per il cazzo. Proviamoci. Sta lì. Lì. Eccola vivo. Finiti? Siamo per caso al tiro al piattello? Per un po' sì, ragazzuoli. Mi piace troppo il plasmide per farli volare come degli stronzi. Guarda, tra l'altro, quanta roba per muoversi che c'è in giro. Le torrette, le coperture. Tu venivi qua per poterti prendere un fucile da cecchino. Bello, bello, bello. È incredibile come sono riusciti a cambiare totalmente mood. È una cosa che, boh, io questa è una cosa che ho detto a molte persone. Sto gioco, raga, ricordiamo, è 2013, Lo state... Quei grimaldelli. Li prendo, grazie, signorina. Lo state vedendo, cazzo, è bellissimo. Io non ho messo mod grafiche, è tutta nature, perché volevo mettere le texture 4K, però ho detto no, fermiamoci. Cioè, questo è un gran gioco, ma poi ripeto, ma non tanto graficamente, perché graficamente ok, cioè dopo 8 anni è difficile che ci sta qualcosa di brutto, perché comunque il 2013 non è che è il 2004, Dio Cristo, no, c'erano delle tecnologie. Però sotto le mani da giocare è sborra, diventerà un meme del canale, però sì, è sborra, cioè è proprio bello, Dio Cristo. Ahia, ma è questa la vera Fink Town dei bassi fondi. Questa gente è così a causa di Fink. Forse Daisy ha ragione. Forse dovrebbe vendicarsi per tutto questo. Non prima di averci pagato. Siamo qui per le armi e per il dirigibile. Beh, secondo me siamo in una linea in cui noi siamo morti e quindi chissà che cazzo è successo. Potremmo andare direttamente alla stazione di polizia o vedere che cosa c'è in quel bar. Che ne dici? Lo sai che se siamo in questo posto e andiamo in un bar ci accoltellano dopo 2 minuti, sì. Ma andremo al bar, salve. Indietro, scheletro. Ma io voglio quello. Ladro, basta. Cosa è successo? Adesso mi giro, ci sta Elizabeth con le...
con le borse piene. Volevi rubare The Wind che sta scappando. Grazie. E abbiamo i plasmidi al massimo. Guardate che cazzo di barra del Vigor. Questa copyright bio. Però vabbè. Oh, ho un attimo da parlare. Rimani fuori, per favore. Questo come lo tenete, come profumino? Vabbè, c'è manco bisogno di staffa così. Oh, ma c'avete il dito facile in sta cazzo di città, eh? I see you have a bright future. Questa è una roba che non so se, dopo che abbiamo visto sta cosa che lui faceva, appunto, fregava le idee. Questo qua non è il tizio The Rapture, la macchinetta del futuro. Cioè, lo vedo molto così. Schitarrata? Will the circle be unbroken? By and by, by and by, is a better home awaiting in the sky, in the sky. Elizabeth, io non ti vorrei di niente, però tu gli hai dato... Sì, ok, ma tu gli hai dato letteralmente la sua stessa arancia. Secondo me il bambino, già che non te l'ha presa e te l'ha tirata in fronte, è un miracolo. Cioè, è come se io vado a fotta a casa di qualcuno, vedo un bambino spaventato così da una parte, apro il frigo, fotto una barretta, che cazzo ne so, e gliela do. Ma che cosa vuol dire? Ah, cioè, addirittura i Vox giustamente gli avevano dato roba da piantare, il cibo, i semi, il fertilizzante, no? Ve l'hanno dato i Vox, col cazzo, agitatore politico. Oh, è morto uno dei companion. Sono morti due companion della Fitzroy qui. Morgan Creed invece forse è ancora vivo. Di notte litigavano violentemente Lady Comstock e il profeta. Dalla mia cuccetta però non riuscivo a capire per cosa. Dopo il peggior litigio ho visto che lei non andò alla preghiera del mattino. Così andai di sopra per controllare. Da stupida mi soffermai. Domestica mi chiamarono quando entrai a casa di Comstock. Quando fuggì mi urlarono invece assassina. Ah, ok, perché giustamente ha visto Comstock che magari ha fatto abuso o letteralmente l'ha ammazzata, l'ha sgamato e quindi gli ha dato la colpa a lei. Sì, esatto. La confessione. Firmato? C'è scritto qualcosa di Wit. AD. Zia, tu in questa linea sei diventata un cancro, io te lo dico, eh. Perché il nome è messo tutto a cazzo, hanno fatto grande che si capisse la AD. Chi aiutiamo in realtà, procurando le armi ai Vox Populi? Aiuteremo noi stessi. Daisy può cambiare le cose, vero? Renderle migliori per la gente di qua. Certo. Ma il fatto è che in queste situazioni si rischia sempre poi di fare la cosa inversa. Cioè, sì, l'idea iniziale è quella di pareggiare i conti con le persone. Non succederà mai. Esatto, cambi solo padrone e fai l'inverso. Beh, di sicuro non riusciremo a trasportare tutto questo al laboratorio. Maledizione, non abbiamo pianificato bene. Che cos'è? Sembra uno squarcio verso un'altra versione di questa stanza che non contiene strumenti. Beh, se gli strumenti non ci sono, allora... Devono essere al laboratorio. Al laboratorio. Booker, se entriamo in questo squarcio, credo che non potremo più tornare indietro. Sicuro di volerlo fare ora. Ok, sì, perché loro usano la cosa che stanno a puntare come punto per poi andare da un'altra parte. Perché la cosa che loro stanno facendo è che, ok, puntiamo il cadavere, andiamo in una linea dove il cadavere non è morto, puntiamo alla cosa che stiamo a guardare qua, però andiamo in una linea dove no, non stanno qua, quindi stanno al laboratorio. Cioè, a sto punto, se facciamo così, loro si potevano tippare al laboratorio. Però no, perché c'hanno bisogno delle armi come portale. Cioè, c'hanno bisogno di sta roba per andare in un'altra roba dove questo non ci sta. Però il fatto è che, ok, noi adesso stiamo a fare hop, hop, hop da una linea all'altra. Ok, come cazzo le riportiamo le armi nella linea originale? Cioè, nel senso, cioè loro stanno in realtà cercando soltanto di raggiungere le armi, così che poi magari Elizabeth apre un portale e ce le lanciano dentro. Vogliono arrivare dove stanno le armi craftate, cioè in un punto sì, dove sono già lì le armi, per poi ciularsele. Ora vi dico, no vabbè, infatti andiamo, perché tanto il gioco me lo spiegherà. Però il fatto è che non sto capendo la logica di questa azione. Thank you.
Beh, qualcosa è successo. Forza, torniamo dall'armaiolo e portiamo a termine l'accordo. Voglio essere su quel dirigibile e andarmene il prima possibile. Booker, se i Vox otterranno le armi, ci sarà una rivoluzione. Proprio come nei Miserabili. Queste persone avranno delle vite migliori. Già. E si stanno sputtanando interi universi. Tra l'altro già ci sta la guerra, perché se non stanno qua vuol dire che la Fitzroy l'ha già ottenute. Chissà che cazzo di puttanaio che abbiamo appena creato, Dio Cristo. Sono terrorizzati, vuol dire che abbiamo dato ai Vox qualcosa che non dovevano... Sono alleati, perché sono alleati? Perché sì, i Vox? Va bene. È cambiato totalmente il mood di sta zona. Senti quel ragazzino che adesso canta i canti quelli più... Elizabeth, di tutto questo dove sta? Sta sgozzando qualche tizio della polizia che non so? Boh. Canto di libertà? Eh sì. Sempre per quella cosa degli schiavi che avevano i vari canti. No. Sì, è una di quelle linee in cui è morto. Però è stato preso come martire. Tanto Hemlock e Stelive non sono mai la modernizzazione, quindi no problem. Sì, ci ho rinunciato ormai Hemlock, perché tanto ci stanno canzoni bellissime. Io, queste fanno parte del gioco. Non posso toglierle, tagliarle, abbassarle, perché cazzo, sono proprio... Cioè, io non posso togliere la signora che canta in sto momento, è troppo bella. Booker DeWitt, l'eroe dei Vox. Di che cosa diavolo stanno parlando? Guarda quel poster. In questo mondo sei un eroe. Ricordo di aver guidato i Vox. Slate e io abbiamo bruciato la sala. Ti prego, glitcha. Booker. Madonna, ho glitchato. Difficile pensare. Ci sono due memorie nello stesso Booker, posto. Torna da me. Troveremo Daisy Fitzroy. E ce ne andiamo di qui sul First Lady. Il fatto però è che lui non ha... Cioè, sì, ma no. Perché lui non le ha fatte quelle cose. Il lui qua sì. E quindi il cervello ha cominciato a computare, a fare, a rimettere i ricordi. E quindi... Cioè, ha cominciato in realtà letteralmente a creare ricordi. E quindi gli ha sanguinato il naso. Esatto, sono entrambe vere. Perché come ha detto la Lutez, vedevo una ragazza che era e che non era me. E a fianco c'era un'altra ragazza che era e che non era me. Bellissimo. Il fatto è che secondo me pure lei ha sfruttato la cosa. Cheese. Ok, per questa fatemi un pollice in su. Divertente. Ottima foto. Quanti cazzo di dettagli. Ma anche proprio a livello storico. È una cosa... Boh. Quando vedo queste robe mi viene da pensare a quelle persone che dicono che i videogame non sono arte comunque. Ce l'abbiamo fatta. Non so se ti ho portato in un mondo in cui i Vox avevano le armi o se l'ho creato. In realtà questa è una domanda molto astratta, perché non so quanto l'abbia creato lei. Perché dipende che cosa crea quel portale sulle robe su cui li punta. Cioè, se puntandolo sul corpo lei ha fatto tipo la notte, no? Ha già messo, ok, l'ho puntato sul morto, è diventato vivo, però cambiando questa roba, girando questa moneta da testa a croce, è cambiato tutto. Però non credo, io penso sia più che loro saltano effettivamente tra le varie linee. Devo andare dal cinese? Sì, adesso c'è sta il cinese che veramente con i baffetti, it's fine, fruttissimo, che vuole conquistare tutta la Polonia. Mi immagino in sto puttanaio i Lutez che fanno: porca puttana, abbiamo toccato, porca zoccola, che casino che abbiamo creato. Però vedete, in realtà la cosa è che lui prima ha flashato, guidato insieme a Slay, lo sta facendo. Cioè, se sta sincronizzato con quella roba là, però effettivamente, perché cioè, mo noi stiamo a sparare, ma lui sta guidando i Vox, perché qua loro stavano sì le armi, ma davanti a un muro di fuoco. E stiamo andando da Fink, sì. Sono sicura che tutti quanti sono morti.
Se qualcuno non elimina il dirigibile. Ci offriamo volontario. Perché sta di ste cose? Perché sta veramente andando tipo nell'ottica. Salve. Madonna, che figata sta roba. Ok, ora si scende da qui. È stato incredibile. Avanti, Elizabeth. Andiamo a trovare Daisy in fabbrica. Guascona, gli è partita l'adrenalina. No, madonna, comunque la storia e il gameplay vanno sempre a salire. Qualcosa di incredibile. Sì, Fink? Ti ho visto morire, Booker, con i miei occhi. Fitzroy, senti, ho le tue armi. Sono qui per il mio dirigibile. Ma il mio Booker DeWitt è morto per i Vox Populi. Tu sei un impostore o un fantasma? Il mio Booker DeWitt è un eroe della causa, una storia da raccontare ai bambini. Tu complichi solo la storia. Siete contro? Morte ai maiali! Dice il mio Booker, sì. Però, vedi, il fatto del come lo, non tanto la Fitzroy, perché la Fitzroy giustamente non sa dei viaggi nel tempo, quindi dice, vabbè, il come parlano Booker e lei, mi sembra molto che loro pensino di stare sempre dalla stessa... Cioè, che hanno fatto... Che hanno tolto due cosettine, hanno cambiato due robe, però stanno sempre a casa loro. Mo vabbè che Booker non è molto esperto di materia, però se loro sono coscienti di essere in un'altra linea, tu non vai dalla Fitzroy e fai, oh, t'ho dato le armi, il dirigibile, quello ha fatto, zio, guarda che sei morto, cioè nel senso, stai a parlare chissà quanto tempo fa, nel senso, stiamo a fare un'altra roba qua. Hanno fatto un casino della Madonna e non se ne stanno accorge, cioè non stanno a capire che non stanno nel loro 1912. Cioè almeno questo mi stanno a vedere adesso, Cioè loro pensano che tutti quei switch che hanno fatto di Lean, delle armi, siano stati il, ok, non è uscito testa, facciamo che è uscito croce. Perché secondo me verrà un momento in cui fanno puttana miseria. È come quando sbagli indirizzo e stai a citofona da due ore allo stesso campanello. Tu dici, ok, potremmo aver sbagliato e adesso esce qualcuno con un fucile. Però... Questi buchi mi hanno mostrato un'altra meraviglia. Anche se devo ancora capirne l'utilizzo. Illuminano una combinazione di uomo e macchina che è in qualche modo sia inferiore che superiore alle parti. Il processo pare irreversibile. Forse Comstock troverà un modo per usare questa cosa, per fare la guardia a quella torre che sta costruendo. Ci ho preso. Ha visto dall'altra parte i Big Daddy e ha cercato di farlo su questo. Pressure steel causing high pressure sensitivity. Ah, ecco perché quando è caduto in acqua è impazzito e gli si è rotta la roba in faccia, perché è sensibile alla pressione. Ma in realtà si vedeva dai disegni con gli occhi gialli che abbiamo visto da lei. Vuoto tutto. Aspetta, questa è la stanza pre-boss. Messana, ti vai a fare shopping, stronzo. Vai. Che ci sta la morte dietro l'angolo, Dio Cristo. Basta! No! No! Uccidete gli impostori e poi bruciate i corpi. Proviamo, vediamo se... No, questo spara dei danni. Perché l'idea che volevo avere era che magari attaccandomi lì lo potevo baitare. Cioè, perché ci deve essere un modo per lasciarlo scoperto. Vabbè, queste sono messe perché così puoi scappare e va bene. Oh! Sì, ci si attacca per elettrificarle se lo fai troppo. Quindi non le puoi usare, però rimane scoperto. Fighissimo. Vieni qua, attaccate, dai. Bravo. Però ok, quindi c'è un modo per affrontarli. Diciamo che il caos in realtà iniziale è che tu devi stare a girare su tutto quel puttanaio mentre te insegue lui, e più che altro sono i minion, perché i minion appunto sono tantissimi, te sparano dovunque. Se stai troppo fermo in un luogo, l'handyman ti arriva dietro la testa fortissimo che te carica. Però ok, non è così disonesto. Fa un male porco. Perché cazzo hai rapito il bambino di quello? No. Farò del male a quel bambino. Booker, dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo agire. Dobbiamo entrare là dentro.
Vai alla finestra e distrai Daisy. Vai! È questo? Il tuo movimento è questo, Daisy? Questo è quello che va fatto. Vedi, i fondatori sono come le erbacce. Se li tagli e basta, ricrescono. Se vuoi liberarti delle erbacce, devi estirparle con tutte le radici. È l'unico modo per essere sicuri. Elizabeth. È una caratteristica di famiglia. Madonna, sta cosa che puttana. Questo è un vero cambiamento brutale, cattivo. Loro non ne sono consapevoli. Perché il fatto, sapete che adesso si è creato. Allora, in questa linea c'è un'Elizabeth che per adesso non è stata salvata, che sta con Comstock. Un Booker morto. E non c'è sta niente che va più contro Comstock. Perché se è morta la Fitzroy, non dico che i ribellioni finiscono, eh. Diciamo sì che quello peggiore ha creato veramente casini. Elizabeth. Piano, piano, ehi, piano. Guarda, credo che dovresti parlarmi. Perché non esci semplicemente di là? Elizabeth. È tutto ciò che avevano. Ascolta. Come hai fatto? Come ho fatto cosa? A dimenticare. Come fai a cancellare le cose che hai fatto? Non puoi. Impari solo a conviverci. Ecco il momento della verità tra noi. New York o Parigi? No! Merda. Forza, dobbiamo fare andare più veloce questo affare. Però bella così, mi piace sto cambio. Deve esserci una specie di manetta, di acceleratore. Hai idea o di che aspetto abbia? Non lo so. Ma aiutami a trovarlo. No! Elizabeth! Aggrappati a qualcosa! Così non va. Certo che sì. No. Va, non va. Va bene. Aspetta. Ecco qua. Booker, dobbiamo fermarli. No, quello è un no, lo è di sicuro. No, non lo è. Lo è. No, sì. Non lo è. Se suonano tutta la canzone, no, prova tu. Bene. Presto, Booker, presto. Avanti. No, non ci siamo. Sì. Non lo ecco. È. No, sì. No. Fa attenzione. No. Sei sicuro? Basta. Di sicuro. Quello è un mito. Fermatevi, non ecco sapete qua. Quello che fate. Eccola là. L'avete fatta grossa. Sta tornando, lui sta tornando. Le note erano corrette. Lo strumento non lo era. Servono entrambi per avere la sua attenzione. Ma se sai come cantare per lui... Lui vi porterà dove dovete andare. Perché giustamente se siamo in un'altra linea, la canzone magari non è quella per richiamarlo, che cazzo è. Però ok, quindi la Elizabeth che si vede nel trailer è effettivamente la nostra, perché è quella con i capelli tagliati e sto vestito. Che mi ci metti una signora, Dio Cristo? Ma non è che sono rincoglionito? Cioè, io ho capito che ama più comandi, quindi hanno fatto tipo una sorta di daddy... Ah, ok, sono come con noi... Cioè, come con noi, davvero, come con le cose che gli puoi dare i comandi particolari. Chi siete? Siamo... Dove serviamo. E serviamo dove siamo. Così Comstock usa queste canzoni. Ce ne sono altre che possiamo usare per tenere lontano Songbird. Dovresti chiederlo al maestro stesso. E dov'è? Ma certo. Almeno hanno lasciato il pianoforte. Madonna che bella così, però mi piace un botto, è diventata ancora più francese. Che tra l'altro con la cosa del Songbird è un Big Daddy tra virgolettoni, c'ha senso la cosa del che dicevi tu, Hemlock è uno dei primi che hanno ucciso, che hanno catturato, che è diventato un Songbird, perché se lei è effettivamente la figlia e magari nelle alfa, in quelle prime c'era quella cosa, magari era più facile che attecchiva. Guarda lì, una a destra e una a sinistra, che bellini.
capito che sono quei due. Loro, beh, lei ha inventato la tecnologia che permette alla città di volare. Palloncini giganti? Particelle quantiche, sospese nello spazio-tempo a un'altezza fissa. Quindi non palloncini giganti? Il problema è che i miei libri dicono che sono scomparsi anni fa. Te l'avevo detto io. Non l'hai fatto. Giusto, ti avrei detto che sarebbero arrivati. Ma non l'hai fatto. Ma non lo faccio. Sicuro che sia giusto? Qualcosa mi dice che non sono esattamente chi sembrano. Ti avrò già detto che sarebbero venuti? No. Il congiuntivo? Quello non è un congiuntivo. La sintassi non è già stata inventata. Avrebbe dovuto essere stata. Avrebbe dovuto essere stata? Non è giusto. Pare che vogliano aiutarsi. Pare che siano fuori di testa. Strano, vero? Cosa? Che noi alle volte... finiamo le frasi dell'altro? Esattamente. Sarebbe strano il contrario. Come credi che ci riescano? Ti risponderò quando avrò capito la parte sulla città volante. Minchia, ma i Lutes quanti ne hanno presi dei loro? Quanti cazzo ne hanno portati qua? Cioè, perché non so se è fatto per il meme che se te trasportano, no? Perché sanno fai i portali. No, io credo in realtà che siano proprio tanti, tanti. Così ve imparate. Tu sei vivo? Minchia, è vivo? No, no, questi sono proprio più duri. Ma molto più duri, Dio Cristo. Giustiziate chiunque dia l'impressione di potersi creare guai. Chi è armato, chi indossa gli occhiali. Radunate il resto. Che vuol dire chi ha gli occhiali, pigliatelo? Che cazzo vuol dire? Perché? È morto? È ancora vivo? Ma che cazzo della vita? Ok, si comincia a sentire la difficile, va bene. Figo, devo andare in mood serio, va benissimo. Oh, la Lutes. Fratello, ciò che Comstock non capisce è che la nostra invenzione è una finestra non di profezia, ma di probabilità. I suoi soldi però significano che il campo Lutes potrebbe diventare lo squarcio Lutes. Una finestra tra mondi. Una finestra attraverso cui noi due potremmo finalmente... essere insieme. Ho capito, ma perché lo chiama fratello? Perché negli audio non doveva essere sgamato. Vero anche quello, Lilith. Però il fatto è che prima l'ho visti ballare. E dato c'è stato un dettaglio bellissimo che stava facendo un dipinto. Però non lo stava facendo di lei, ma lo stava facendo di se stesso. E quella è una cosa veramente stupida, ma bellissima. Sotto al registro di cassa. Ehi, ancora Lutes. Bella. Il campo Lutes ha intrapolato l'atomo Lutes, non è con Lutes. Un'onda di luce, permettendo una misurazione sicura. Suona familiare, fratello? Perché tu stavi misurando lo stesso atomo da un mondo vicino. Abbiamo usato l'universo come telegrafo, accendendo e spegnendo il campo per creare punti e linee. Terribilmente lento, ma ora tu e io possiamo sussurrarci attraverso il muro. Ah, ok, questo è proprio passo passo fino a che a un certo punto... cioè, inizialmente si sono cominciati a chiacchierare, a parlare, poi a un certo punto, piano piano, piano piano... Perché ti piaceva tanto forzare serrature e decifrare codici? Se metti qualcuno in gabbia, sviluppa un interesse per queste cose. Immagino di sì. E non mi farò rinchiudere ancora. Quanto figo e grosso. Però che belle le scene con Elizabeth. Hanno migliorato tantissimo le interazioni con gli umani. Promettimelo. Io lo fermerò. No. È un giuramento che non puoi mantenere. Ma promettimi che se sarà necessario, non gli permetterai di riportarmi indietro. Non arriveremo a quello. Ok. Che cazzo è arrivato? Oddio, ci sta pure un Handyman. Un'esca? C'è un altro me come esca, che vuol dire? Madonna, che cazzo sta succedendo ogni tanto? Qua c'è qualcosa di utile. Porca puttana. Posso salirci proprio in nessun modo là sopra? E invece sì! Buongiorno! Pezzi di merda. E vieni qui e combatti, ogni volta che atterri mi fai l'ira di Cristo dei danni. Tacci tuoi. Madonna, sto per sbrattare. C'è troppa roba che vibra. Senti, affanculo. Fottiti.
C'è uno squarcio rosso della musica. Perché se sono squarci che vengono creati da lei, ci sta che sono sempre di questi argomenti, effettivamente. Perché lei piace la musica, giustamente. Caro fratello, questi buchi nell'aria continuano a rivelarsi fruttuosi. Non so da quale musicista tu prenda le note, ma se ha anche solo la metà del genio del biologo che sto osservando, beh, allora diventerai il Mozart di Columbia. Ok, non era lui il freebooter delle musiche, era il fratello. Lui era il freebooter delle tecnologie, del bio... quindi lui stava vedendo Su Chong? Perché mo non mi sovviene, ma è stato Su Chong a creare i plasmidi? Non mi pare. Può essere? Perché io mi ricordavo che avesse fatto i cosi, Daddy. Forse hanno fatto un piccolo retcon. E chissà quante robe interessanti si è fottuto da Su Chong. Queste sono tombe. L'oro è sempre buono. Il tipo aveva delle capsule. Ma almeno le tombe. Ma lasciamole stare. Ho trovato un po' di sangue. Sì, in mezzo al cimitero. Dove l'hai fottuti? Venite qui. Se stavano a far servire da un bianco. Lo stavano minacciando. E se volevano far servire i piatti, il cibo. Booker, come te la senti sta testa sul collo comunque? Sta roba bella però. Cioè, questo senza l'arma sua in mezzo ai coglioni è un fottuto quadro. È un fottutissimo quadro. Lady Comstock, che piacere vederla. È meraviglioso che sia riuscita a venire, specialmente considerando la sua dolorosa morte di 19 anni fa. Lady Comstock. Il vestito. Mi ha confusa con mia madre. Le sue impronte digitali non sembrano le sue oggi, Lady Comstock. Non si sente bene? No, non funzionerà. Io credo di sì. Tua madre è morta, Elizabeth. Già. Credo che sia ora di renderle omaggio. Andiamo dove è sepolta. Ecco, a che cazzo serviva il corpo? Non vuoi staccare una mano a tua madre morta, spero. No, per un attimo mi si è gelato il sangue, ragazzi, perché pensavo che Comstock avesse fatto qualcosa di ancora più malato. Del semplicemente andarsi a fottere sua figlia dal passato, di un se stesso del passato. Io stavo flashando cose brutte. Sentivo Sweet Home Alabama che mi entrava dietro il culo. Madonna di Cristo, meno male. Cosa stiamo cercando? Booker, ma che domanda del cazzo è? È la tomba di tua madre. È in una camera tenuta stagna. Con le sue impronte digitali entreremo a casa di Comstock. È tua madre. Una madre che abbandona i figli non merita molta simpatia per quanto mi riguarda. Fermati un secondo a pensare a quello che fai. Ecco. Apri la porta o devo entrare senza di te? Come va, madre? Rinchiusa qua dentro, Sembra che abbiamo qualcosa in comune. Lascia fare a me. No. Lascia fare a me. Vedi, ragazza? Hai scelto di seguire un falso profeta e lui ti ha fuorviata. Faccio ciò che faccio per amore. Un leone non sta male, vedendo il proprio cucciolo soffrire, risparmia il bastone. Vizi il bambino. Se non vuoi ascoltarmi, forse ascolterai tua madre. Io... no. Elizabeth, stai bene? Dove tieni duro, devi riposare un secondo. No, prendo quella mano. Elizabeth, perché tua madre è un fantasma? Non lo è, lui mi ha usata per dare energia a quel dispositivo. Aprendo uno squarcio. Ok, questa cosa è molto inquietante. Ora sono in guai grossi, sì, dobbiamo andarla a cercare per tutta la zona. Sembra che tua madre stia risvegliando i morti! Là! Ok, questo è estremamente inquietante. È molto inquietante.
Sì, ma non so propriamente proprio le persone. Penso che siano delle distorsioni temporali. Dio Cristo! Cos'è lei? Non lo so. Cosa sono io? Mio Dio. Ma lei cos'è? Viva o morta? Perché chiedi cosa? Quando la domanda è quando? L'unica differenza tra passato e presente è la semantica. Vive, visse, vivrà. Muore, morì, morirà. Se percepissimo il tempo com'è realmente, che ragione avrebbero i professori di grammatica per alzarsi? Come tutti noi, Lady Comstock esiste attraverso il tempo. È sia viva che morta. Percepisce di essere entrambe. Trova questa condizione sgradevole. Percepire senza comprendere è una combinazione pericolosa. Guarda, delle orme. Va verso questioni irrisolte. Dobbiamo seguirla, convincerla ad aprire il cancello di casa di Comstock. Cioè, va bene. Madonna bella sta cosa. Perché loro ti fanno guarda, tu ti giri, poi ti metti a riguardare loro e non ci stanno più. Per entrare a casa di Comstock. Francamente non sembra molto collaborativa. C'è un modo per farla ragionare. Prima dovrete scoprire tre verità. Verità che in questo mondo Comstock ha distrutto. Se uno solo di voi potesse alterare tempo e spazio, sarebbe una benedizione, vero? C'è qualcosa di sbagliato in Lady Comstock. Già, l'ho notato. No, non capisci, lei non appartiene a questo posto. Ho portato qui qualcosa, solo che non sono sicura che fosse lei. Penso che il potenziale definitivo di Elizabeth sia quello di percepire tutto al tempo stesso. E quello diventa un cazzo di puttanaio, effettivamente. Cioè, è qualcosa di estremamente difficile da capire, perché è come se aggiungessimo una dimensione extra sul nostro mondo che è già in puttanaio. Perché noi tecnicamente viviamo in un mondo a tre dimensioni, in realtà quattro, perché c'è anche il tempo. Ma il tempo, appunto, non riusciamo a raffigurarlo, tra virgolettoni. È una pazzia! Che prove hai che il signor Fink abbia fatto del male ai Lutess? Me l'hanno detto i Lutess. I Lutess? Quando? Ieri mattina. Rupert! Sono morti 7 giorni fa! Sempre sta cosa dei 7 giorni. In 7 giorni parse Elizabeth. Magari è successo qualche inghippo mid roba. A un certo punto si sono pentiti Lutess, quindi Comstock si è incazzato. Insomma, l'ha lasciato di là. Allora, sembra mia madre quando mi parla la mattina che mi sto svegliando. Mi fa, guarda, devi fare questo. Non capisco un cazzo, è la stessa roba. Ma che cazzo è diventato? Un horror? Roster. John Washington. James Sheridan. George la qualcosa. George Maxwell. Non voleva riportare nella linea, tipo, i signorini, perché quelli non sono nomi a cazzo, Only one obstacle. Questo è per farti capire che effettivamente erano loro che ti venivano a prendere. Le assicuro, madame, che il mio interesse sessuale nel suo caro profeta è inesistente. Madame Lutess. Inoltre l'uomo è decisamente sterile. È una bugia! Prendi la tua piccola bastarda! La voglio fuori da casa mia! Sterile. Cosa? Allora cos'eri tu per loro? Una bambina che hanno deciso di imprigionare. Come potrò mai perdonarla? Lutess. Lady Comstock sembra credere che l'infante sia il prodotto di un atto di carnalità infedele tra me e il suo amato profeta. Ho detto alla povera donna la verità, che è un prodotto del nostro piccolo marchingegno. Ma penso che lo trovi meno credibile della sua illusione. Minchia, questa è matematica vera, eh? Tra l'altro il simbolo è l'infinito, va bene. Sembra che Comstock sia stato reso sterile dalla semplice esposizione al marchingegno. Una teoria. Come la riproduzione sessuale può de-enfatizzare i tratti di ogni genitore, simile è l'effetto di realtà multiple sulla nostra. I tratti si dissipano fino a diventare irriconoscibili. O a smettere di esistere. Ah, ok. Diciamo che è un po', tra virgolette, la scusante per, ok, tu non puoi fare figli mentre viaggi nel tempo, perché magari sono sputtani veramente tanto, hanno messo sta cosa. Però ok, perché è diventato sterile per sto sorta di cazzapippolo elettrico, e probabilmente anzi è invecchiato anche per sto motivo. Ecco perché è così differente. Mi piace come alla Blue Test non viene sbatto un cazzo, ha sfondato il pavimento della camera così per metterci sto robo. Comstock ha sabotato la nostra macchina. Però non siamo morti. Una teoria.
Siamo dispersi nello spazio delle possibilità. Ma io e mio fratello siamo insieme e quindi sono felice. Lui non lo è. L'affare della ragazza rimane insoluto. Ma forse c'è qualcuno che può porvi fine al nostro posto. Quella cosa, paga il debito portando la ragazza, è perché Comstock sapeva di se stesso, ha fatto sto inciucio della Madonna, anche perché poi alla fine Elizabeth è sua figlia davvero. Bello come lei è contenta della cosa, ma giustamente il fratello è la sua, suo inverso, non è contento. E quindi loro sono stati tipo intrappolati in una sorta di Yggdrasil, passatemi il termine, tipo una via de mezzo tra tutto l'inciucio, ed è per questo che magari glitchano ovunque a casa e riescono a fare tutte ste robe. L'arcangelo mi dice che Columbia sopravvivrà solo finché comanderà la mia stirpe. Ma non ho figli da Lady Comstock. Ho fatto ciò che un uomo può fare, però non abbiamo eredi. Ho chiesto la Lutess a tal proposito, ma anche lei si rifiuta di aiutare. Perché sapeva che avrebbe creato praticamente un glitch slash paradosso slash cazzo grosso così enorme. Però poi come l'ha convinta la Lutess? Gli ha fottuto le robe? Gli ha fregato i marchingegni? Ma lui le ha uccise entrambe, a causa mia. So che mi odi perché non sono tua figlia. E io ti odiavo perché non eri mia madre. Non avrò pace finché non sarai mia. Bello, il fantasma stava cantando la lacrimosa. Ah, fa culo. Lo devo ricaricare. Eccomi. Non mi servono i sali. Utilissimi, per carità del cielo. Buona. Madonna. Che bello però. Ho finito le munizioni. Non è che hai delle munizioni per caso, no? No? Signora vuole morire. Madonna. Ti devo delle scuse. Comstock mi ha usata per riportarti indietro, ma ho riportato una versione di te della realtà che avevo creato nella mia testa. Lui faceva finta di amarti, come faceva finta di amare me. Non sono la bastarda di tuo marito. Sono la sua vittima. Ma quei giorni sono finiti. Dobbiamo perdonarci, perché c'è qualcuno che è molto peggiore. Il profeta mi ha uccisa. Perché non hai mantenuto il suo segreto su di me? Se è così, allora perché sono viva? Non lo so. Non in questo mondo. Ma forse questa sei tu in un altro. Un mondo in cui non l'hai incontrato. O in cui l'ho salvato. Non lo so. Possibile. Scoprilo, bimba. Scoprilo. Booker. Grazie. Però effettivamente sì. Lei chissà dove cazzo viene per quell'aspetto. E sì, tra l'altro bimba. Scoprilo, bimba. Raga, ma questo è un altro fottuto quadro, eh. Ripeto, togliete la cazzo di arma di Booker, l'HUD, mettilo in loop. Per parlare di quello che ci ha chiesto la nostra Panzi, ovvero, secondo me, come finirà il gioco? E secondo me il gioco può finire soltanto in un modo, ovvero con Booker che muore. Però non questo Booker, perché sto rivedendo piano piano live tutto quanto, e io penso che noi stiamo andando a parlare in un punto in cui noi effettivamente sconfiggeremo Comstock. Questo Comstock, però. Se ci stanno varie linee in cui c'è una persona che può guardare, viaggiare nel tempo, aprire portali e cazzi e mazzi vari, vuol dire che paradossalmente sì, ne hai seccato uno, ma le altre tot linee temporali, comunque Comstock vince, comunque Comstock fa le puttanate. E quindi l'idea che mi era venuta è che c'è stato un punto nella linea in cui Booker e Comstock si sono separati, no? C'è stato un punto in cui da una parte è nato Booker e da una parte è andato Comstock. Mi sa che tocca tornare a quel punto e tagliare la testa al toro, perché se tagli la testa al toro da quel momento, automaticamente tutte le linee che provengono dopo non esistono, perché è morto da dove è partito tutto. E quindi Booker, secondo me, non so quanto possa avercelo il good ending per adesso.
porca troia, che infarto. Ma sei scemo, ma vai a fanculo. Ciao piccione mannaro, come stai? Ma se io passo là vengo fritto fortissimo, no? Rashbi! Inseguimi pure se vuoi! Non ti permetterò di prenderla, mi hai sentito? Eh? Pezzo di merda fiumato! Non ti permetterò! Come? Madò, ma che figa sta roba, Dio Cristo. E mi sa che sì, veramente, ci mostrano che cazzo succede se se la rapiscono. Non gli stava a raidare a casa Comstock. Gliela stava a raidare Elizabeth. Porca troia, no! Ok, stiamo sentendo, ma sa, dei pezzetti, delle lacrime, dove la stanno a coercizzare. E questa è la lacrimosa. E forse... Alcuni uomini sognano il denaro. Ma che diavolo. Altri l'amore. Mio padre sognava una pioggia di fuoco. Ci è stato dato l'Eden. E l'abbiamo trasformato in Sodoma. Perché meritiamo la salvezza? Cioè, noi passando il punto in realtà abbiamo passato proprio o linea o siamo avanzati tanto. Cioè, qua è già successo tutto. È inverno perché? Perché se è luglio è inverno, sono passati 8 mesi, quindi ha fatto tutto. Ed è diventato già il nuovo profeta, ma così debotto? E questa è una versione distorta della lacrimosa. A meno che non sia Elizabeth. Minchia figata, in realtà ci sta, ti fanno capire un po' il concetto di quando tu, ok, non lo vivi in prima persona. Mi sa che Elizabeth da davanti, che ci ha fatto una roba strana per farci capire che cazzo avrebbe causato il non riprenderla. È questo quello che sta succede. C'è sta di bro, se non mi riacchiappi succede questo casino. Suppongo che il sifone sia una specie di guinzaglio. Sì, me l'ha messo mio padre. Ma quando è arrivato il momento, io non l'ho tolto. E se l'avessi fatto, solo per scoprire di essere obbediente come prima. Addio, sto momento sarà la tristezza. Madonna, sentiremo solo audio di lei che viene spezzata piano piano. Dio Cristo, no, dai. Questo è un altro ricordo. Oh, è una di quelle sedie. È una di quelle come quelle che c'aveva nella torre. Bimba, ti va di pregare con me? Mi stanno facendo male. Per favore, lasciami andare. Noi ti cureremo. Non sono malata. Il tuo spirito sì. Volevo solo vederti realizzare il tuo potenziale. Sono il dottor Pettifog, Elizabeth, e mi prenderà cura di te. Stammi lontano. Ribelle, anche dopo tutto questo tempo. DeWitt ti ha abbandonata. Devi lasciarlo perdere, cara. Lui verrà. Madonna, Dio Cristo. Chissà quanto stracazzo di tempo è passato. Non mangi, tesoro. C'è forse qualche problema? Non ho fame. Dovrai mangiare prima o poi. Se stai resistendo in attesa di DeWitt, morirai di fame. Avanti ora. Lo sapete perché qual è la cosa? Ci sta facendo vedere questo? Perché probabilmente quando noi abbiamo aperto il punto e DeWitt ha caricato, DeWitt ha caricato. Però senza la canzone, mi sa che ha fatto una fine del cazzo. Infatti noi a sto giro, dopo la porta, cazza pippoli, non abbiamo riattraversato la porta. Ce ne siamo andati dall'altra parte. Ci sta a fare vedere sta cosa per farci un attimo capire la situazione e per non farlo andare a testa bassa, che se non muore come uno stronzo. Infatti non siamo mai arrivati. Sicuramente su quel punto è stato tipo fulminato, oppure è stato ucciso da Songbird. Troppi pochi modi ci stanno in cui poteva morire. Domani hai l'operazione, sai. Ti conviene mangiare? Oh,
Ti aspetti ancora che DeWitt faccia irruzione e ti liberi, vero? Sono passati 6 mesi. 6 mesi? E queste sono tutte lacrime che t'ha lasciato lei, per fatte capire. A questo punto non mi viene da pensare che si chiamano lacrime a cazzo. Cioè, magari si chiamano lacrime perché veramente quando soffre o quando c'ha magari un momento di gioia, tristezza, qualcosa che ti fa uscire appunto le lacrime, li lasciano. Ciò che ho fatto non può essere cancellato. Non posso fermare ciò che ho avviato. Ma forse posso impedire che inizi del tutto. Lui era la mia prima speranza. Ora è la mia ultima. Ora potrò andare di sotto e raggiungere Elizabeth. Va bene, c'era bisogno di mettere sto monitor. Una macro di tua madre. Sentivo qualcosa dietro al culo. Ho detto vabbè, non sarà un cazzo. Ha spaventato tutti. Ma cazzo è cazzo, ci abbiamo dietro boh questo testicolo di ferro. Ma vatta. Domani il guinzaglio sparirà, perché tutto questo deve finire. Ma anche distruggendo il sifone sarò forte abbastanza da vedere tutte le porte e aprire quella che voglio. E se lo portassi qui, chi può dire se sarà in grado di affrontare i mostri che ho creato? Aia, qua era proprio l'ultima speranza in cui diceva porca troia, se sono così forte tutto quanto, il Booker che acchiappo, ce la fa? Come vedi, Booker, sono i pazzi a gestire il manicomio. Non mi ascoltano nemmeno più. Non posso fare altro che guardare, mentre ciò che ho innescato raggiunge lo stadio terminale. Ho usato tutto quello che avevo per portarti qui. Elizabeth, non capisco. Ti ho sentita urlare, stavo venendo a salvarti. Siamo... Ecco, prendi la mia mano. Quanto cazzo è vecchia. Quanto stramerda di tempo è passato. Il seme del profeta siederà sul trono e ricoprirà di fiamme le montagne dell'uomo. Puoi dire quello che vuoi di Comstock, ma era un indovino coi fiocchi. Non è stata la tortura a piegarmi, e nemmeno l'indottrinamento. È stato il tempo. Il tempo fa marcire tutto, Booker. Anche la speranza. Stavo venendo. Songbird, ti ferma sempre. Sì, ma avrei trovato un modo. No, è troppo tardi per me. Ti ho portato qui per il tuo bene. Il tuo e il suo. Ecco. No, da macro ci ho preso, sì. Era lei che caricava a casa, altro che Comstock, Dio Cristo. E ci ho preso, sì, ogni volta che lui provava a caricare moriva. Cioè, perché giustamente è un punto infinito in mezzo ai fulmini con un piccione assassino. Booker che cazzo può fare? E lei mi sa che ci sta porgendo adesso la canzone per metterlo dentro la gabbia. Minchia, sta cosa è bella però a vederlo. D'altro 1984. Ma raga, ma... state a capire quanti anni sono passati. Prendi la tessera. Che cos'è questo? È per lei. Saprà come fare a leggerlo. Che cosa dice? Sono consigli. Consigli su cosa? Su come non diventare me. Allora, io vorrei fare un piccolo applauso perché questa scena è stata... Come posso riassumere il concetto se non con una bestemmia? Mi viene da dire una qualsiasi santità cristiana affiancata a un animale della fattoria. No, cioè, vedete tutta la cosa del... In realtà quando siamo passati sul ponte ci ha fatto fare un altro viaggio per farci capire quello che gli sarebbe successo. Tanto la gabbia là. Dentro la gabbia c'è il fiore che aveva raccolto alla finestra. Elizabeth!
è irritabile, usate le macchine su di lei. Se aprono... Comstock! Cosa le stai facendo? Lasciala stare! Andiamoci a riprendere la figliuola, Dio Cristo. Io di puttana. Oh, Macarena, eh! Aspetti! Oh! E tua madre, quella grandissima vacca. Mi serve lo scudo. Oh, porca puttana. Lo volete vedere il trattamento, non so quale COD? Ecco, vai a cagare. Oh, porca puttana. Si sta per chiudere. Non so se stiamo capendo che Elizabeth dice: vabbè, apriamo una finestra su uno tsunami, Dio Cristo. Andiamo a prenderci la guascona. Porca troia. Elizabeth, bella di papà. Madonna, povera. Ci penso io. È tutto ok. Ok, ora sistemo tutto. Sei pronta? Basta. Ecco. Dammi una mano qui. Credo che qualcuno volesse che l'avessi tu. Che cos'è? Leggilo e basta. Lega il corsetto. Il tuo sogno su New York si avvera. E sono io che... Ci ha dato un modo per superare Songbird. Troveremo un dirigibile e ce ne andremo. Parigi, Elizabeth. Ricorda, volevi andare a... Ce ne andremo. Dobbiamo trovare Comstock. Perché? Hai visto in cosa mi trasforma? Non glielo permetterò. E allora che fai? Vuoi ammazzarlo? Ora vuoi farmi la predica, Booker? Dimentichi che ti conosco. Non lascerò che tu lo uccida. Davvero, Booker? Dove cazzo siamo finiti? Nel Wyoming? È colpa mia se non ci sono cartelli in sto posto. Ma che qua ce n'è uno, fermi, vediamo se c'è un'indicazione. Dato timing perfetto. Questa è proprio Elizabeth che gli fa. Allora, devo far capire chi c'ha il guinzaglio qua. Oh, fighissimo, perché l'ha risponato. Adesso lo riesce a controllare. Mi sa che sulla lettera ha anche letto che deve ammazzare Booker. Quel cazzo di suono del raid è fortissimo, ragazzi. Ha detto semplicemente: chi me lo impedirà? Tu. Gli ha detto questo. Gli ha fatto capire chi comanda. È Land of the Prophet, l'ammiraglia di Comstock. Dobbiamo riuscire a salire a bordo. Resta qui. Ci penso io. O lo facciamo insieme o lo faccio da sola. Comunque sia, ho bisogno di sapere che è stato fatto. Oh, DeWitt. Ti affanni contro la profezia come una pietra lanciata da una fionda. Che entusiasmo nel lancio. Che apice mozzafiato. E che terrificante discesa mentre la gravità ti trascina verso l'inevitabile. Va bene, stiamo per andare a fare una mattanza. Cos'è questo suono? Oh, guarda, al riparo! Saranno colpi a vuoto. Non sono a vuoto, sono... Oh! Madonna, è diventato Doom, Dio Cristo! Il patriota doveva averne un'altra, in teoria, sì. De puta madre. Fallo. Sicuro. Devo ricaricare, Dio Cri. No. Non è che trovi dei sali tra un po', vero? Finito le munizioni di qua. Laggiù. Ecco qua. Quella fa comodo. Preso. Bravo, bravo, bravo. Vaffanculo. E vabbè, quanto cazzo sei duro. Quello là. Sicuro. Finiti? Minchia, questo nailed it di fight. Ce n'è un altro, vaffanculo, vostra madre. Quella baldracca. Questa persona che infarta. L'ho sentito nel culo quel proiettile. Pensi che sia possibile riscattarsi per il tipo di cose
che abbiamo fatto? Riscattarsi. Non ne vedo l'utilità. Booker, hai paura di Dio? No. Ho paura di te. No, aspettate, questa è una figata. È la frase che abbiamo sentito inizio gioco, Dio Cristo. Erano loro due. Magari era il momento in cui un Booker era esploso come uno stronzo. Ma che figo. Per forza così lontani? Va bene. Salve, Salvino. Tutti di sotto, che ne dite? Vai, vai, vai. Figli di puttana. Devo ricaricare. Dov'è quell'altra? Grazie, perché grazie. Sto a corto effettivamente. Allora state a cuccia un attimo. Dai. Cosa cazzo sta succedendo? Quanti effetti? Ci sono skyline su tutta la superficie dell'ammiraglia. Sono coperte da capsule di patrioti motorizzati. Deve essere da lì che arrivano. Non andrei vicino a quelle skyline finché ci sono quelle capsule. Sono tutti patrioti quelli, eh. Porca troia. Lei? Sarà una lezione. Sicuro? Palombello? L'ho preso. Booker va di non scopo con una mano. Sì, sì, è incredibile. È una macchina da guerra, giustamente. Se l'è fatta tutta da solo l'invasione degli indiani, quello che cazzo era. Minchia, questo robo per le situazioni quelle strette è qualcosa di incredibile. È qualcosa di incredibile, sto Vigor. Buono. Buoni. Sì, un momento. Un momento che c'è tanta gente. Cucciola. Ora. Qua. Vaffanculo. Che cazzo c'è? Allora, sono vivo. Non lo so neanche io come cazzo sono vivo. C'è stato un momento free bird. Oh, che bello, però. Continuo a dire, lo shooting quando entri nel flow è qualcosa di veramente bello. Chi tra di voi non morirebbe con gioia per vederla compiere il suo destino? Penso tutte le persone sane, figlio mio. Un'altra gigantesca arena. Ma che bella sta roba. Queste sono proprio arene, arene, arene. Penso che un ponte più su, nella cabina del profeta. Vabbè, ho capito. Comunque se la sentiva calda. Qualsiasi cosa. A casa sua, il cazzo d'eccesso del profeta. La tazza d'oro del profeta. Ovunque. Orca no, dai, perché tu qua? Perché tu, tra tutto il circondario di merda? Vabbè, c'è, perché qua no, ovviamente, però. Prendiamo quella skyline fino alla cabina del profeta. Dici di scappare come delle pussi? Guarda che sto per convincermi, io te lo dico. No, non si scappa. Si mata tutto. No, no. Ce l'ho dietro. Che culo. Dammi una mano, torretta di merda. Allora. Disse l'elefante. Acci tua. Mai preso. Mai preso. Sono morto. Sono incastrato nel muro, ragazzi. Sono morto. Non posso uscire. Basta scappare. Quella gran vacca di tua madre. Basta scappare. Acci tua. Spara al cuore del coso. Lo so che devo sparare al cuore. Lo so. Non me lo devi dire, gioco. L'ho capito. Sto scappando da un'ora. Corri, scappa, c'è il Nemesis. Cazzo. E Dio Cristo, dammi. Ma sto sbrattando. Dio Cristo, muori. Tu, tutto bene? Che mi sembra di essere passato nel Vietnam, Dio Cristo. Comunque ogni volta che c'è un handyman ti danno una quantità di kit medici, perché lo sanno pure loro, Dio Cristo. Questa è la mia torre. Cos'è questo? Il sifone? L'ho visto lì. Potevo sentirti cantare dall'alto. E la macchina si animava come risposta. E anche nella tomba di mia madre ce n'era uno più piccolo. Mi stavano prosciugando. Ecco forse perché non posso... Non puoi cosa? Quando ero piccola, ero capace non solo di aprire gli squarci, ma anche di crearne di nuovi, verso ovunque volessi andare. Ma nella torre... Ah, c'è minchia, tutta sta parte sotto era il sifone per convertire la roba sua, e lei invece c'aveva appunto quel pezzetto là piccolissimo. E guardate qua, le parole del profeta. È il gioco. La torre che crolla, Battleship Bay, dove siamo arrivati, da Fink. Che cosa sono? Guardati, sei tutta in disordine. Ehi, lasciala andare. Elizabeth, tutto ciò che ho fatto è stato per tenerti al sicuro. Al sicuro da cosa? Il seme del profeta siederà sul trono e ricoprirà di fiamme le montagne dell'uomo. Ma l'arcangelo mi ha rivelato altro. Attento, profeta. Attento al falso pastore
Booker DeWitt, perché sarà un ostacolo tra lei e il suo destino. Perché? DeWitt, sono un idiota. Ho mandato grandi eserciti a fermarti. Ti ho inondato di fuoco dal cielo. Ho fatto di tutto per tenerti lontano da lei, quando sarebbe bastato dirle la verità. Chiediglielo, bimba. Chiedigli cos'è successo al tuo dito. Chiedilo a DeWitt. Lasciami andare. Chiediglielo! Chiedilo al falso pastore! Diglielo! Diglielo, falso pastore! Dille la verità! Mia mano. Diglielo! Lasciami Dille andare! Dille dal suo di... È tua figlia, brutto bastardo! E l'hai abbandonata! Ne valeva la pena, eh? Hai ottenuto quello che volevi? Dimmelo! Booker. Dimmelo! È finita. Niente, Booker. È finito! L'hai rinchiusa per tutta Booker. La vita! Le hai tagliato un dito e dai la colpa a me! Booker, basta! Hai ucciso. Cosa voleva dire? Dimmelo, cosa voleva dire con la storia del dito? Non lo so. Io immaginavo che fossi nata così. Non lo so. Il tuo naso. Sanguina. Cosa? Elizabeth, te lo giuro. Non ho idea di cosa stesse parlando. Invece sì. Solo che non ti ricordi. No. Te lo proverò. Distruggeremo il sifone. La risposta è dietro una delle tue porte. Devi solamente aprirla. Distruggere il sifone? È l'intera torre, Booker. Come possiamo fare? Non lo so, ma penserò a qualcosa mentre ci muoviamo. Vabbè, sì. È quel cazzo di dito che abbiamo detto nel secondo episodio. Grazie, ma che cosa... E adesso? Cosa sta cercando di dirci? Paola, gabbia, Cage significa gabbia in inglese. Dicevano di sapere cosa fosse meglio per noi. Booker. Dicevano di sapere cosa dovesse accadere. Booker! Questo l'avevi previsto, vecchio? Ok, dobbiamo prepararci. Credo che vogliano abbordarci. Non metterai tua figlia sul trono, perché noi la manderemo nella tomba. Che stai facendo? Dobbiamo cantare per lui. Cantare per chi? Elizabeth, fermati! Sono note musicali in inglese, Booker! È una canzone! È tutto ok. Mi aiuterai. Ho bisogno che tu mi protegga. Lo farai. Farai questa cosa per me. Solo quest'ultima cosa, per favore. Vai. Via. Booker ci aiuterà. Possiamo usarlo contro la flotta Vox. Bene, adesso si menano le mani. Ora puoi ordinare a Songbird di attaccare i nemici indirizzato verso un bersaglio evidenziato. Tieni premuto F per farlo attaccare. I bersagli più grandi allungano il tempo di ricarica. Oh, bello, ce l'abbiamo in alto a destra. Booker, di a Songbird. Là, la nave! Me coglioni! Oh no! Ce n'è un altro. Madonna, perché è così veloce? Mi serve più tempo. Ricarica, per favore. Grande! Ho gli occhi aperti per altri. Non mi piace come si mette. Dici, poteva andare peggio, potevamo essere già morti. Fallo cadere! Proprio là! Piccione di merda! Bravissimo, piccione! Mamma mia, guarda che Pokémon! Sto PG8 evoluto. Songbird deve farsi i cazzi suoi, mandalo là. Dove sono andato io?
Razzi! Sto capendo un cazzo, non sto capendo. Ma va bene lo stesso. Va bene così! Che cazzo sta succedendo? Allora, aspetta. Facciamo questo. Vada di sotto lei, bravo. No! Oh, c'è un HP. Una borsa, meno male. Un'altra volta. Ho capito. Ma che stradio Cristo di parto. Scendi, piccione. Madonna, Booker comunque è un fire, Dio Cristo, in ambito cecchinaggio. Puoi usare Songbird per abbattere tutto l'affare. Distruggi il sifone. Ed è questo che vuoi? È l'unico modo per trovare la verità. Sul mio dito, Comstock, tutto quanto. Distruggi. Distruggi tutto. Elizabeth! Songbird, Elizabeth! Ho perso il controllo! Sta arrivando! No, non è vero. Dov'è lui? Dov'è? Vabbè. Va tutto bene. Sono qui. Elizabeth, mi dispiace. Cos'è questo posto? Elizabeth? È un passaggio. Uno dei tanti. Di qua. In che senso è un passaggio? Dove stai andando? Forza. Sì, è da questa parte. Quello che diceva Comstock del tuo dito... C'è una risposta qui. Tu... Qua giù. Allora, io potrei avere il cazzo tremendamente duro. Ma tanto mi sa che questa è proprio dove stava Jack. Aspetta. Eh sì, è proprio la prima zona dove prendiamo il plasmide. Ah, perché questa è tipo Elizabeth che ha riottenuto tutto il suo potere, quindi è tipo in true form. E tanto ho fatto caso che The Wit non ha la mano fasciata, ha di nuovo la D sulla mano. È già passato Jack. Tanto non l'hanno proprio incollata, l'hanno remeccata. È qui che dobbiamo andare. Perché? Che succede? Elizabeth, cosa significa è un passaggio? Dovrò mostrartelo. Ah, stiamo tornando? No, puttana la madosca! Quel faro di merda! Quel faro di merda è lo stesso faro! Probabilmente me ne pentirò. Città in fondo all'oceano. Ridicolo. Migliaia di porte che si aprono insieme. Mio Dio, che bellezza! Cosa? Le stelle? Andiamo, da questa parte. Forza! Elizabeth in questo momento sta flashando di tutto. Vedi? Non sono stelle, ma porte.
porte per... ovunque. Non resta che scegliere. No, ma sta cosa è una figata. Madonna, perché sono tutti fari, però infiniti. Cioè, quelle non è che sono stelle. Quelle non sono stelle. Dio caro. Ma porca troia. Cosa sono tutti questi fari? Perché siamo... chi sono? Sono un miliardo di mondi. Tutti diversi, eppure così simili, costanti e variabili. Cosa? C'è sempre un faro. C'è sempre un uomo. C'è sempre una città. Come fai a saperlo? Vedo tutto attraverso le porte. Tu, io, Columbia, Songbird. Ma alle volte qualcosa è diverso. Costanti e variabili. Sì. In realtà bellissimo anche come l'hanno reso, perché è difficile in realtà rendere un... è una roba che ti fa esplodere il cervello, è come quando in Interstellar fanno vedere quello che fanno vedere, senza fare spoiler. Era difficile da rendere come cosa. Guarda. Siamo noi. Non proprio. Nuotiamo in oceani diversi, ma arriviamo sulla stessa spiaggia. Comincia tutto con un faro. Non capisco. Non ce n'è bisogno. Succederà comunque. Perché? Perché è così. Perché l'ha già fatto. Perché lo farà. Ci sono così tante scelte. Conducono tutte allo stesso posto. Dove è iniziato? Nessuno mi dice dove andare. Booker, ci sei già stato. Bella come cosa, era proprio quello che stavo intendendo. Sarebbe stato figo se facevano vedere altri Booker e altri Elizabeth. Però sì, lei sta facendo quello che avevo detto. Lei percepisce passato, presente e futuro come se fossero tutta una roba. Tutto inizia con un faro. E questa versione qua è la versione alternativa del faro di Rapture, solo che è il nostro. Un secondo. Conosco questo posto. Ci sono già stato. Saranno... circa 20 anni. Subito dopo Wounded Knee. Stavo cercando. Non... Avanti ora! Non perdiamo tempo! Perché eri qui? Sei pronto a farti cancellare il passato? Sei pronto a purificarti dai peccati? Sei pronto a rinascere? Prendi la mia mano. No. No, non voglio. Ma l'hai già fatto. Non è vero? È qua che è nato Comstock, si è fatto il battesimo ed è nato. E qua probabilmente anche dove stira Booker, io ve lo dico. Sei pronto a rinascere? Lo sono. Odi i tuoi peccati? Sì. Odi la tua malvagità? Sì. Sei pronto a fare tabula rasa, a lasciarti alle spalle ciò che eri prima e rinascere nel sangue dell'agnello? Sì. Gesù, purifica quest'uomo! Padre, no, fallo rinascere! Basta! Signore! Fermo! No! Che fai, Dewey? Levati di dosso! Levati! Non sei andato fino in fondo. Pensi che un'inzuppata nel fiume cambierà le cose che ho fatto? Andiamocene via. Queste tue porte sono tutti squarci, giusto? Beh, aprine uno. Aprine uno per Parigi. Voglio andarmene da tutto questo. No, se non troviamo Comstock. Comstock è morto! No. È stato qui. Da questa parte. Questo è Booker, non ha accettato il battesimo. Quell'altro l'ha accettato, è diventato Comstock. Però si torna a quel discorso che ho fatto inizio live. Anche se ne fermi uno dei Comstock, e ce ne stanno infiniti, paradossalmente. Quindi l'unico modo che c'hai per eliminarlo è che non devi né alzarsi dal battesimo né rifiutarlo. Non si deve alzare, deve affogare, deve morire. I miei debiti. Portaci la ragazza e annulla il debito. Questo è l'uomo che mi ha assunto per trovarti. Davvero? Sì, la ragazza per il debito. Ferma, ferma. No, è sbagliato. Cos'è questo? Non c'era nessun bambino. Mi ricordo... no, non c'era nessun bambino. Ci fosse stato, non l'avrei certo dato a questo tizio. Booker, non lasci la stanza se non lo fai. DeWitt, il tempo sta per finire. Portaci la ragazza e annulla il debito. È bellina, guardala. Avanti. No. Puoi aspettare finché vuoi. Alla fine gli darai quello che vuole. Come fai a saperlo? Posso vedere tutte le porte e ciò che nascondono. Dietro una di esse vedo lui.
Comstock. Che scelta ho? Il debito è pagato. Comstock ti purifica da tutti i peccati. Portaci la ragazza e annulla il debito. Non c'erano bambini. L'accordo era che venivo a Columbia e a prendere te. Booker, stai sanguinando. No. Ricordo. Quello che ricordo. Ora l'abbiamo turbato. Credo che la prossima parte non migliorerà il suo umore. Avanti. Cosa ci facciamo qui? Comstock è morto. Possiamo proseguire con le nostre vite. Non hai bisogno morto. Di... Vuoi dire come Chen Lin? Come Lady Comstock? No. È vivo e in un miliardo di mondi. Non è finita perché il profeta è morto. Sarà finita solo quando non avrà mai vissuto per niente. Diciamo che Elizabeth che sta cercando di fargli comprendere il fatto che lui stesso è Comstock senza fargli esplodere il cervello, perché immagino che se glielo dice piatto piatto esplode. Ehi! Ehi! L'affare salta, mi sentite? L'affare salta! Ridatemela! Ridatemela! Sei pazza? Si è pentito? Ridammela, figlio di puttana! No! No, no, no! No! Anna! Anna! Ridatemi mia figlia! No! Anna! Anna! No! No! Mi dispiace. Scusami tanto. Anna, mi dispiace. Non mi capacito ancora come le persone abbiano potuto dire all'epoca che era, sotto il punto di vista di come veniva narrata, sì, è un trip perché hai viaggi nel tempo, ma non mi sembra così caotico anche da staglie dietro. Non c'è più, Booker. Anna è andata. Hai condiviso questa stanza coi rimorsi per quasi 20 anni. Poi un giorno è arrivato un uomo offrendoti la redenzione, la possibilità per noi due di essere insieme. Ok, in realtà quello che succedeva era questo. Booker, sveglia. Booker, sveglia. Qui è cominciato tutto. Ti ho venduto. Io ti ho venduto. A tuo favore c'è da dire che hai cercato di tirarti indietro. È tutta colpa di Comstock. E se tornassi indietro e l'uccidessi prima che facesse questo? Le cose erano già in movimento. Come si fa a sapere indietro di quanto tempo? C'è un solo modo per farlo. Tornare indietro a quando è nato e soffocare nella culla quel figlio di puttana. Porca troia, però figata, perché quello che ti fanno vedere è, fino adesso noi non abbiamo mai visto veramente la mente che comincia a fare, no, è che quando lui l'hanno teletrasportato là, Booker ha avuto veramente, veramente una botta forte, perché giustamente si è proprio trovato, cioè non è dici passi da una linea all'altra, te sei sposato una cinese o te sei sposato una persona normale, no, 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 lui ha proprio fatto una roba totalmente che gli ha fatto esplodere il cervello, però fighissimo, però ancora non sta capendo, cioè glielo sta cercando di far capire in tutti i modi, gentilmente, ma non lo sta capendo. Cioè, ha fatto il collegamento, t'ho venduto. Ma a chi l'hai venduta? Bello come glielo fa fare in loop, comunque. Booker, sei sicuro che sia questo che vuoi? Devo. È l'unico modo per annullare quello che ti ho fatto. Booker DeWitt! Sei pronto a rinascere? Perché siamo tornati qui? Questo non è lo stesso posto, Booker. Ma certo che sì, mi ricordo. Aspetta. Sei pronto a lasciarti alle spalle il passato? Non sei. Fare tavola. Chi sei tu? Hai scelto di andartene, ma in altri oceani non l'hai fatto. Sei stato battezzato e sei rinato come un uomo diverso. Comstock. Deve finire tutto per non essere mai iniziato. Non solo in questo mondo, ma in tutti i nostri. Soffocarlo nella cura. Soffocarlo. Fallo rinascere nel sangue dell'agnello. Prima che tu rinasca. E che nome hai intenzione di prendere, figliolo? Zachary Comstock.
È Booker DeWitt. No, sono entrambi. Ho i cazzo di brividi, fino dentro al buco del culo. Inquietante, ma bello al tempo stesso, sì. Poi bello come dice, sono entrambi, e se lascia cadere le varie Elizabeth che spariscono, perché se tu elimini la radice, vuol dire che tutte quelle dirimazioni che lui ha fatto non esistono più. Però vedete, mo, ci avrò preso su tante cose, no? Però comunque il fatto di come è stato narrato è stata una madonna. Mi sta venita a piagne. Bello con tutte le varie Elizabeth, ma secondo me avrebbero voluto usare un po' di più. Cioè, allora io fossi stato loro le avrei messe tutte, che ne so, 123. Poi capisco che è un puttanaio da fare esteticamente, eh. Lo capisco. Piccola cosa che ti servirà: Columbia Eruption sono due universi staccati, ognuno con le loro costanti e variabili, ma non si scontra. Ah, ok. Ah, beh, perché saranno magari nati da due punti differenti. Cioè, perché io immagino che tutto sto puttanaio che qua è successo di tutte le Elizabeth, di tutti i Comstock, è nato sempre da quella variante Booker, immagino, no? Cioè, ogni volta che moriva, nasceva una linea in un momento o in un altro, quindi c'è stavano uno sfroppo delle linee. Per eliminare tutte queste linee abbiamo tagliato la mano. Ergo, non è rinato dal battesimo. Però se mi dici questa cosa, vuol dire che qualcuno ha fatto qualcosa di simile a sto punto, Elizabeth. Elizabeth ha fatto qualcosa per fare sto split particolare. Peccato, il fatto è che i DLC di che cazzo parleranno a sto punto? Funerale in mare episodio 2. Qua andiamo a Rapture. Minchia, se quel finale così era proprio un teaser. Elizabeth va a fare qualcosa a Rapture. Ma perché va a Rapture? Il fatto che io questi due non ho idea di che cazzo possano parlare. A meno che non prenderanno, se mi dici funerale in mare, appunto, va a Rapture. Però il fatto è che è anche da dire che però era rimasta l'ultima copia. Perché il fatto che è diventato tutto nero, ma penso sia in realtà perché è stata eliminata la linea a quel punto. Sono curioso però di dirci, perché penso che narreranno qualcosa in realtà che non... cioè, c'entra con Infinite, ma in realtà c'entrerà molto di più con Bioshock 1 e 2. Secondo me stiamo andando a vedere dei retroscena particolari. Un po' dolce amaro, perché ti dispiace per Booker. Peccato che l'universo non abbia avuto il modo, diciamo, di ringraziarlo. Cioè, ci speravo un po' nel... visto che abbiamo eliminato quell'inciucio infinito delle linee, ok, la riportiamo alla standard. Che lo sapete qual è il fatto che sto pensando in realtà adesso? È che succede un casino. Cioè, succede un casino perché quel casino di linee temporali che si aprono è successo perché dal futuro Comstock è tornato indietro a fare casino. Però si crea adesso quella situazione. Se io però ho ucciso Booker, ho eliminato tutte le linee che esplodono. Però se ho eliminato tutte le linee che esplodono, tecnicamente Comstock dal futuro non è mai tornato indietro. Ma se non è mai tornato indietro, vuol dire che Booker non ha dovuto fare quello che ha fatto in questo gioco. Quindi mi sta esplodendo la capoccia. Ma tecnicamente dovrebbe risistemarsi la linea. Cioè, dovrebbe essere una linea in cui Booker non ha mai ricevuto una possibile letterina da Comstock e quindi vive la vita con la figlia. Però a sto punto, se è una roba del genere e Rapture viene dopo, potrebbe essere proprio quello il collegamento. Che magari se ne sono andati giù a Rapture. Per qualche cazzo di motivo Booker se n'è andato giù a Rapture e da là succedono gli inciuci. Facciamo questa cosa. Faccio tipo silente. Ce l'ho una bacchetta di merda. Faccio... mi tolgo, lo lancio via. Ne riparliamo quando iniziamo i DLC. Già è successo bordello. Non mi fate ragionare su queste cose. Qua dipende come ci arrivi. Perché se ci arrivi con una buona via di mezzo tra il stai capendo la storia e non la stai capendo, qua ti arrivano un 2-3 ganci fortissimi, sui denti, tremendi. Se ci arrivi sapendo tra virgolettoni tutto, te commuovi, perché te commuovi, Dio Cristo, bellissimo, è qualcosa di devastante. Se invece penso che qui ci arrivi da shooter, cioè da persona che non gliene è sbattuto assolutamente un cazzo della trama, qua ti ritrovi veramente neanche in agimeno Hippo o davanti Hippo che ti fa la Dempsey Roll. Questo è talmente tanto di fine, cioè per capirla devi avere più livelli di comprensione, che non lo
lo so, per farla capire a tutti, ti trovi davanti questo Cristo che ti comincia a prendere a cazzotti sui denti costantemente. Tu ti stai riprendendo da un cazzotto, te ne arriva un altro di qua. Non c'hai fine. Se te non te ne è sbattuto un cazzo della trama, tu stai lì che fai i fari, le navi e il battesimo. Ma che cazzo è stato? Stai così.